Buonasera, buonasera, benvenuti di martedì, è la puntata del 2 giugno. Noi la festeggeremo in due modi, più tardi vi porteremo dentro le sale del Quirinale che vengono aperte per la prima volta molti di questi spazi di martedì, per la 7, quindi noi ringraziamo da subito di questo il Presidente Mattarella che ci ha dato questa opportunità. Vi porteremo in visita al Quirinale, ma abbiamo anche un altro onore, quello di avere ospite la Presidente della Camera, Laura Boldrini, che festeggia con noi il 2 giugno. Buonasera, Presidente. Come sta? Bene. Buonasera. La Presidente tornerà più tardi, dopo che il talk più caldo si sarà smorzato, per raccogliere tutti i temi che solleviamo nel giorno delle elezioni, ma anche e soprattutto per trattare i vari temi delle elezioni. Ma, Presidente, a che serve il 2 giugno? Il 2 giugno è la festa della Repubblica, poi il 2 giugno del 46 è la prima volta che le donne votano, quindi se non altro. Quindi è una data importantissima. Con la Presidente Boldrini parleremo più tardi, non solo del 2 giugno naturalmente, ma anche di economia, di immigrazione e di politica. Grazie, grazie Presidente, di essere con noi. Grazie. Tra i tanti ospiti che avremo, il Ministro degli Interni Matteo Salvini, Sergio Cofferati, Marco Travaglio, Maurizio Belpietro, tanti altri, vi voglio presentare Amalia Signorelli, che non è una novità per i nostri studi. Buonasera, professoressa. Buonasera. È una novità perché, prego, stia qua, perché esce il suo libro Ernesto De Martino, Teoria antropologica e metodologica della ricerca, che non è una cosa facile da presentare in televisione, guardi, tanto per vedere, eccola, quanto è abituata al mezzo. Professoressa, allora, perché Ernesto De Martino? Beh, sì, ci sono molte ragioni. Intanto è il cinquantenario della morte, ma questo da solo non giustificherebbe il concentrarsi delle attenzioni di ricerca su di lui, se non fosse che Ernesto De Martino è stato il più grande antropologo italiano del XX secolo e in un certo senso si può dire che è il fondatore dell'antropologia. Cosa ha capito degli italiani? Tante cose. C'è un'immagine un po' deformata perché ha fatto ricerca sul campo soprattutto in Italia meridionale e soprattutto nella sfera della religiosità popolare, ma in realtà De Martino è un pensatore della crisi, è un pensatore della crisi europea a dimensione continentale, avendo presente quella famosa crisi di valori che caratterizza il nostro continente a partire forse dalla prima guerra mondiale, che tra alti e bassi diversi è il nostro paese. È il nostro paese e in allora modo si particolare. Fermi, perché di questo parleremo con lei a breve. I bambini, Emanuela Giovannini, Abracadabra Baby, torna tra un po', professoressa. Pronto? Mi sentite? Uno, due, tre. Come vi chiamate? Ajar. Nicole. Io Ittisen. Lui Nicosar. Sara. Raya. Marco. Quanti anni avete? Io 8. Io 7 e mezzo. 7. Voi siete grandi o piccole? Grandi. Siamo la seconda. Grandi, più o meno. Da cosa si vede che sei grande? Faccio cose da grandi. Lui fa judo. È una cosa da grande? Non faccio più judo. Come? Non faccio più judo. Ah, non lo fai più judo? Qual è l'età più bella secondo voi? Io credo da piccoli. Da piccoli? Perché da grandi, quante cose da fare. Lavorare. Il lavoro, devi lavare i piatti, che noia. Stai dormendo? Sei un po' stanca? Hai dormito poco stanotte? Avete sentito parlare delle elezioni regionali? Ah sì, ho sentito parlare. Ho sentito che stanno votando così. Bomba. Se hanno vinto e sono stati giudicati impresentabili? Coppa. Come? La Coppa. La Coppa hanno vinto? No. Che vuol dire essere impresentabile? Non lo so. Non l'abbiamo fatto. Che non si sono presentati. Tipo come se uno non viene a scuola, che non viene. Impresentabile. Cioè che non sarà bravo a fare questo lavoro, che non lo può fare. No, che okay, dice no. Che cosa farà il presidente della regione, secondo voi? Comanda. Se non capisci che cosa fare in un mestiere, puoi dirglielo a lui. Ma lo puoi chiamare a casa per chiederglielo? Sì.
sì, anche con il telefono. Tu ce l'hai il numero? No, cioè un po' il capo, però è un po' diverso dal re. Il re è più potente. In Inghilterra c'è ancora la regina? No, è morta. È morta? Veramente? Io l'ho vista in televisione. La regina Elisabetta. Che in inglese si chiama Elisabetta. Com'è fatta? Fatta un po' vecchietta. Vecchia. Sergio Mattarella è andato a incontrare la regina d'Inghilterra. Di cosa avranno parlato? Delle cose importanti. Come va con la Repubblica, magari, no? Come vanno le cose in Italia. Come vanno le cose in Italia? Bene, Sua Maestà. Ah, se va male, male, Sua Maestà. Ce l'hai presente tu, Matteo Renzi? No. No. Non ho mai sentito parlare. Cioè, Matteo Renzi è famoso, no, non avrà mai sentito parlare, ma l'ha visto, l'hai visto, no? In TV. Famoso? Sì. Un po' come il re. Ah. Ma, no. Il re è meglio. Pochi secondi, arrivano Maurizio Crozza, Marco Travaglio, pochi secondi. People say a man is made out of mud. A poor man's made of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. Below 16 tons, what do you get? Another day older man, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. Vi avevamo detto che sarebbe stata una puntata importante, allora adesso in sequenza abbiamo Raffaella Paita, Maurizio Crozza e Marco Travaglio. Diamo il benvenuto a Raffaella Paita, buonasera. Buonasera. Benvenuta di martedì e grazie di essere con noi. La candidata del PD alla guida della regione Liguria, sconfitta dal forzista Giovanni Toti dopo una campagna elettorale parecchio travagliata, era diventata... è parecchio osservata, è diventata la Liguria il punto in cui sembrava che si dovesse capire dove andava l'Italia. Allora, perché ha perso? Beh, innanzitutto io voglio riconoscere una piena sconfitta, perché di questi tempi non succede spesso, si trovano sempre alibi, e invece credo di doverla riconoscere. Una sconfitta innanzitutto mia e una sconfitta di un intero gruppo dirigente, quindi quando si perde non si perde mai da solo. Un gruppo dirigente ligure anche o non solo ligure? Ligure, non c'è dubbio, la nostra è una vicenda tutta ligure. Io credo che ci siano state delle ragioni molto precise che hanno riguardato questa sconfitta. Ora le analizzeremo. Un punto, mi interessa anche un aspetto umano. Quando ha capito che vinceva Toti? Guardi, quando in una regione come la nostra, che non è una regione saldamente di sinistra, ha sempre alternato, la sinistra si presenta divisa e la destra si presenta unita, non c'è dubbio che si offre un'opportunità enorme. Se lei dovesse dire cosa ha di più di lei Toti e alle spalle un gruppo unito? Certo, la coalizione di Giovanni Toti è stata una coalizione molto unita, molto compatta, e quando lui è riuscito a ricompattarla complessivamente, io ho avuto chiaro il dato che noi avremmo potuto anche perdere. Naturalmente i sondaggi dicevano altro, hanno dato me sempre in testa, e quindi io ho lavorato con grande determinazione, spendendomi fino in fondo. Credo di non potermi rimproverare nulla nella conduzione della campagna, ma quando ho visto il volto di Sergio Cofferati come primo commentatore delle notizie di quella sera, quando davano ancora l'exit poll, addirittura mi davano terza, neanche seconda, quando ho visto il suo volto gioire per quel risultato, ho capito palesemente quella che era stata la vera ragione della nostra sconfitta. Noi abbiamo avuto un'aggressione da parte di una componente della sinistra che non ha riconosciuto il risultato delle primarie, che ha deciso di andarsene e ha consegnato la regione Liguria nelle mani del centrodestra. Però non ci sono dubbi su questo. Faccio te. Lei dice la forza di Toti era essere uniti, la sua debolezza era essere divisi, e non è una sua responsabilità essere divisi. Ma lo sarebbe stato se fossi stata io a chiudere la porta. Io ho partecipato a delle primarie. Quelle primarie hanno partecipato 55.000 persone.
A Venezia è accaduta la stessa cosa, ma le persone che non avevano, che avevano combattuto contro Casson, sono poi state dal giorno dopo unite. Nella città di Genova è accaduto all'epoca della vittoria di Doria. E il Partito Democratico si è ricompattato e ha sostenuto Doria. Forse perché... Io ho subito una vera e propria aggressione. Ma perché ce l'avevano con lei o perché lei rappresentava un'area del centrosinistra con cui parte della sinistra non riesce a vedersi rappresentata? Hanno fatto un'operazione che alla fine ha dato il seguente esito. Hanno avuto il 9,4%, ottenuto un consigliere regionale e in cambio di tutto questo hanno consegnato la regione a Toti, al portavoce di Berlusconi e alla peggior destra che io abbia conosciuto. Salvini è venuto tantissime volte nella nostra regione e ha detto cose che hanno il sapore di xenofobia e di razzismo. E io credo che questa responsabilità, così come avvenne nel caso di Prodi, se la devono assumere queste figure che non hanno saputo stare unite dentro il Partito Democratico e hanno fatto un gran danno alla nostra compagine. Io capisco quello che lei sta dicendo, no? Perché in effetti dice, beh, tra Paita e Toti non sarebbe stato meglio avere Paita per uno di sinistra. Ma io penso che loro alla fine avessero immaginato che io potessi comunque vincere. Però, si sono trovati dico... di fronte a un disastro da loro stessi provocato. Con un grande imbarazzo. Non è che lei paga l'atteggiamento di Renzi, che è così sprezzante verso quell'area, per cui alla fine dice, ah, tu ci tratti così, e allora ci penso io a te. Ma Renzi ha fatto delle cose per questo paese che credo siano molto significative, sta cercando di cambiare il volto di quest'Italia. Ho sentito l'altro giorno, proprio in occasione di una messa, il cardinale della nostra città sostenere che di fronte a una capacità di riforma molto complicata che questo paese sta mettendo in atto, ancora i risultati in senso sociale non si sono visti. Ed è così, stiamo ancora soffrendo e tuttavia quelle riforme vanno nella direzione giusta. Io penso che, ho letto che Civati sta per inaugurare il movimento, no? dei possiamo, mi sa molto di un'operazione, diciamo, da revival, ecco. Però vede, però è chiaro che a lei non piace quello che succede in quell'area, che probabilmente diciamo, è stata un motivo della sconfitta del centrosinistra in Liguria. Il punto è riuscire a tenerli con sé. No, questo non è il ruolo che deve essere di Renzi, di Paita. E certo, è perché non si fanno le primarie? Perché si fanno le primarie? Le primarie si fanno perché sono un momento di democrazia in cui si candidano più figure. Nel nostro caso è avvenuto questo. Sergio Cofferati ha potuto confrontarsi con me. Sa, come diceva quel grande allenatore, chi vince festeggia, chi perde spiega. Lei sta spiegando. Per vincere bisognava averli tutti alla sua. Non c'era qualcosa che o lei o Renzi potevate inventare per tenere la sinistra con voi? Garantisco che per quanto riguarda la sottoscritta, ma anche da parte del Partito Democratico a livello nazionale, noi abbiamo aperto le porte immediatamente ad un dialogo. Il problema è che si è voluto utilizzare l'operazione della Regione Liguria per lanciare una sfida di carattere nazionale. E quella sfida l'abbiamo persa entrambi. Perché l'abbiamo persa entrambi? Intanto perché il danno fatto alla coalizione nostra è stato un danno enorme. I dati parlano chiarissimo. Io e Pastorino insieme avremmo vinto questa regione. L'avremmo vinta numericamente, l'avremmo vinta politicamente. Quindi quanto si è assunto una bella responsabilità. Quanto è eterna storia della sinistra che i riformisti dicono è colpa dei massimalisti, i massimalisti dicono è colpa dei riformisti. Non è che tutto questo rinnovamento poi alla fine si scontra con le categorie eterne della sinistra? Può anche darsi che sia, diciamo, un corso e ricorso storico, ma di se mezzo in Renzi, questo caso c'era un altro, c'erano delle regole. C'è sempre Cofferati, quello le c'erano posso, delle regole, infatti c'è una figura che non cambia mai. Ora sarà il nostro ospite. Senta, quanto la denuncia della commissione antimafia di Rosi Bindi ha pesato non tanto sul voto della Campania, in cui non ha avuto effetto, ma in quello suo. Ma noi non avevamo in quelle liste alcuna figura contestata. Però suonava l'idea che il PD avesse gli impresentabili, quindi... Ripeto, nel caso della Liguria noi avevamo tutte figure che non erano... Anzi, avevamo applicato il codice etico e andati anche oltre il codice etico, per cui non credo, diciamo, che questo sia stato un effetto reale. Di certo quella vicenda non è stata gestita al meglio e quindi indubbiamente ha gettato su tutti noi un clima negativo. Ma credo, ripeto, che le ragioni
di quello che è avvenuto in Liguria siano, diciamo, da ritrovare nella regione Liguria. Adesso però c'è da rilanciare una sfida. Lei perché, che fa ora? Beh, le dico subito cosa faccio. Totti ha vinto di un consigliere, quindi non è in grado di governare una regione che non conosce, nella quale è stato catapultato e nella quale non sa tutte le problematiche. Le toccherà fare alleanza con Pastorino e con i 5 Stelle per fare un'opposizione reale. Io non farò alleanza con loro preventivamente, ma naturalmente sottoporrò a loro tutti i provvedimenti che io penso siano nell'interesse anche della sinistra per lanciare una sfida a Totti. Con un consigliere non riusciranno a governare, quindi penso che a breve noi ci potremo ritrovare nella condizione di riandare a un voto in Regione Liguria. Sembra il mio dovere. Sembra la storia del Senato, no? Eh sì. È sempre tutto uguale. Dottoressa, il mio Paese, dovere è stare lì. Grazie. In bocca al lupo per tutto e grazie di essere stata con grazie, noi. Grazie, grazie. Ci vuole coraggio anche per affrontare le sconfitte, come grazie diciamo. In bocca al lupo. Grazie. Diamo il benvenuto a Marco Travaglio. Benvenuto di martedì. Ciao, grazie. Ci vediamo insieme Maurizio Crozza, sei arrivato? Abbiamo Crozza? Eccolo qua. Buonasera, Presidente Renzi. Uno, due, sì. Cosa fa, Presidente? Cosa fa? Sto facendo l'inventario delle mie proprietà. Non sono proprietà, sono... Emilia Romagna, Asili sì. Prosciutti, ce l'ho. Sì, Asili Prosciutti. Puglia, sì. Masserie Trulli, ce l'ho. Sì, c'è anche la Puglia. Sicilia, Agrumi, Anfiteatri, ce l'ho. Benissimo, sì. Vede questa cartina? Sì, ecco, sì. Quello rosso è tutto mio. Ah, capito. Quello verde è... Tutto bosco. Ah, ecco. Quello blu è tutto allagato. No, quello blu è la Liguria, è la Liguria. La? La Liguria. La Liguria. Sì. Ah, sì, il parcheggio del Festival di Sanremo. No. La Liguria è una regione. È una regione. Il Presidente Renzi è la Liguria. Sì. È una regione. Ok. Quella dove si fa PlayStation vestiti no, in tutta mente? No, quello lo fa lei. La Liguria! La Liguria! Quel terreno scomodo abitato da gente avara che ha dato i natali solo a cantautori tristi! No, quella regione che avete perso con la paita. Perso? Sì, Ma le amministrative non riguardavano solo le terre emerse? No, la Liguria l'avete persa. Allora io voglio ringraziare personalmente la paita che ha tolto l'umidità dal PD. Grazie. Giova, ma tutti a dire che è finita 5-2, secondo me no, Giova, il dato vero è che è finita 5-5, su 10, 5 sono andati a votare e 5 sono andati al mare, al mio seggio c'era una sola cabina perché le altre due le avevano già portate in spiaggia, una astensione mostruosa. Si è così tanto parlato di impresentabili che alla fine non si sono impresentati gli elettori. Comunque in Liguria, obiettivamente, a quelli del PD va riconosciuto l'onore delle armi. Eh sì, Giova, hanno lottato come dei leoni fra di loro, ma hanno lottato. Cazzo, è come se un calciatore, mentre sta per battere il calcio di rigore, i suoi compagni cercassero di investirlo col pullman della squadra. In Liguria il PD... non è che fosse proprio spaccato, Giova. Diciamo che c'erano i civatiani che spingevano Luca Pastorino e il resto del PD che spingeva Raffaella La Paita, solo che non c'era la ringhiera. Non si sono spaccati. Come posso dire? Più che spaccati, non so, si sono schiantati. In Giappone, Giova, in Giappone, quelli del PD... sarebbero considerati degli eroi, come i kamikaze. Da noi in Italia gli elettori li considerano più dei capecazze, però sono sempre degli eroi. In Liguria si è cercato un nuovo modo di dire, tra i due litiganti il terzo è Totti. E dopo questa vittoria, Totti... finalmente potrà realizzare il suo sogno, Giova. Annettere Novi Ligure. No. Cazzo, Giovanni Toti. Giovanni Toti in Liguria mi dà la stessa sensazione di casualità che vedere Massimo Ferrero alla Sampdoria. È uguale. Presidente, buonasera. Presidente Ferrero. Ma
Buonasera. Sì. La ricorda? Sì. La città di Liguria. Non è una città. Ma dai, sì. Che a nord confina con l'Austria. No, no, no. È no, governata no. Da un cacciatore. Cacciatore? Ma da chi? Cosa dici? Ma dal pupone. No, quello è Totti. Invece qua si parla di Toti. Che gli hanno rubato una T? Gli hanno rubato una T, no. Ammazza, no. Oh. Appena arrivato. È un'altra persona. Signor giudice, giuro che non sono stato io. In tasca ci sono delle M, delle B e delle Tra. E delle Tra. Comunque anche in Veneto, per il PD Giova non è andata benissimo. Anche se un anno fa aveva stravinto le europee. Questa volta in tutto la Moretti ha preso 3 voti. E tra l'altro tutti e 3 pensavano che fosse Nanni. Ora, per darvi un'idea di come è andata in Veneto. In Veneto, se non ci fosse stata la Moretti, Zaia avrebbe preso meno voti. Cioè, Berlusconi avrà anche sbagliato comizio un giorno prima del voto. Arriva dopo. Sennò La Moretti 3 mesi prima ha proprio sbagliato regione. L'unica regione dove il PD ha veramente sfondato è la Campania. Vabbè, ma lì si spiega. Il messaggio era talmente chiaro: votate per un presidente che non può fare il presidente. Come fai a non votare PD con un messaggio così? Caccia i seggi, c'era una calca di enigmisti. Buonasera, Presidente De Luca. Presidente, direi. Dunque, Presidente De Luca, ho visto che oggi, proprio oggi, ha denunciato Rosi Bindi, no? Oggi pomeriggio, insomma, il primo atto Rossi. Che ha fatto. Sì. Rossi. Sì, Rosi. Bindi. Sì, Rosi Bindi, oggi pomeriggio lei ha denunciato. Rossellina. Rosellina, personaggetto. Ma non è un personaggetto. Presidente della commissione parlamentare della cialtroneria. No, guarda, la prego, non dica così, De Luca. Non dica così. No, De Luca. È... Sì, lo dico a lei. Vincenzo. Sì, lei si chiama Vincenzo De Luca. Personaggio. Ah, certo, lei è un personaggio. No, perché Rosi Bindi l'ha messa tra gli impresentabili nella lista dell'antimafia, no? È per quello che lei... Sì. Antimafia, sì. Personaggetti col sorrisetto sulla faccia. Ma non sono personaggi. Se l'antimafia sapesse che se adesso mi sospendono, mi mandano via, in campagna si torna al Cretaceo. Ma non esatto. Mandatemi pure via. Ma non è vero. E poi dai rubinetti ricominciano a uscire i serpenti. Ma no. Neri. Ma che serpenti? Grandinano delfini. Ma non grandinano delfini. Stai esagerando. Stai esagerando. E il Vesuvio. Sì. Il Vesuvio. Mandatemi pure via. E il Vesuvio torna a deruttare Eternit. Ma non esatto. Nelle caverne. Perché nelle caverne si torna. Ma non è vero. La pasta si condirà con ragù di scolopendra. Ma risponda l'antimafia. Se l'antimafia venisse a Salerno, nel tratto che va da via Pasubio a via Festano, ma non lo conosciamo. Saranno 18 metri. Ma non importa. Il comune aveva messo un autovelox. Bello. Nuovo. Sì, va bene. Moderno. Era un autovelox. Il comune di Salerno gli era preso il ghiribizzo di mettere un baluardo della legalità. Aveva messo un autovelox. Sti imbecilli fottuti. Cosa hanno fatto? Se lo sono arrobato. Autovelox. Se sono arrobato un autovelox per farsi i selfie ai matrimoni. Quelli sono gli affannati mentali. Cafoni, figli di madri manchevoli di cattività. Non si deve accanire così tanto. Sono vandali, per carità. Antimafia. Ecco, risponda all'antimafia. Forse l'antimafia non sa che in campagna il pomodoro l'ho portato io. Comunque, quelli che hanno davvero sbancato in queste elezioni sono stati Salvini e Grillo, tra l'altro con due strategie totalmente opposte. Salvini è uno che più parla più prende voti, Grillo invece trionfa solo quando sta zitto. Se d'ora in avanti Grillo si limitasse a fare solo il mimo, nel giro di un anno Di Maio sarebbe presidente del Consiglio. Di Maio
Di Maio che fa il presidente del consiglio. Ce lo vedi Di Maio a fare il presidente del consiglio? Minchia, è una figata, cazzo. Maurizio Crozza per la copertina. Noi siamo con Marco Travaglio, che è il direttore del Fatto Quotidiano, scrittore di gran successo, come di successo è Slurp, Lecchini, Cortigiani, Penne alla bava, al servizio dei potenti che ci hanno rovinato. È l'ultimo libro di Marco Travaglio. Renzi come è messo a stampa? Benino, direi. Lo leccano da tutte le parti. C'è stato, cioè, un periodo in cui... C'è stato un periodo in cui a leccarlo di più erano i giornali di Berlusconi, tant'è che Berlusconi era rimasto senza lingua, era un po' in imbarazzo, poi sono tornati insomma i suoi, però titoli del giornale di Sallusti, Renzi alle palle, no? È una cosa che nemmeno a Berlusconi gli avevano dato, era il periodo del Nazareno dove aveva avuto veramente l'unanimità delle lingue. E adesso col voto come è stato criticato? Diciamo, adesso, col voto, dato che poi la grande stampa va sempre dove tira il vento, cominceranno un po' di critiche, arriva sempre dopo. La cosa divertente nello scrivere questo libro è stato vedere come trattiamo adesso, non so, Berlusconi, Monti, La Fornero, cioè non ci vuole niente, no? Uno li vede per la strada, gliene grida due e se ne va, cioè non c'è più nessun problema a prenderli in giro. All'epoca sembravano dei mostri sacri, dei geni, il nuovo Giustiniano, il nuovo Cincinnato, erano degli intoccabili, no? Facevano addirittura spavento, sembravano i monumenti di se stessi. Perché qualcuno glielo erigeva questo monumento equestre. Adesso che sono nella polvere, il codardo oltraggio ha preso il posto del servo encomio. Adesso torniamo al libro, ma parliamo sul voto, perché da molti è stato interpretato come un momento in ogni caso di svolta in cui si inizia a intravedere una sorta di vulnerabilità di Renzi, per altri invece è un poco di fatto, perché 5-2 in ogni caso Renzi porta a casa una bella vittoria numerica. Tu come lo interpreti? Beh, bisogna andare a vedere i numeri. Il PD è sempre molto forte nelle elezioni locali perché comunque ha dei candidati riconoscibili e molto radicati nel territorio che possono fare anche voto di scambio, possono promettere cose. Il fatto che sia andato così male in queste elezioni locali, addirittura perché è andato male? Beh, ha perso 2 milioni di voti in un anno. È vero che c'è un fattore astensionismo, però c'è anche un fattore Renzi all'incontrario, cioè è evidente che votare alle europee dopo un mese che sei al governo, dove l'unica cosa che hai fatto è promettere 80 euro che arriveranno in busta paga il giorno dopo, è facile. Governare per un anno vuol dire già fare delle scelte. Renzi ha fatto delle scelte che in parte sono andate a colpire dei pezzi del suo blocco sociale. La riforma della scuola gli ha inimicato gli insegnanti, molti studenti, i genitori, eccetera. Il Jobs Act gli ha inimicato altri. La scelta sulle pensioni di chiamare addirittura bonus quello che dovrebbe essere una doverosa restituzione di una rapina, che peraltro sarà molto parziale, ha fatto incazzare i pensionati. Quindi è chiaro che se vai a colpire alcuni pezzi del tuo blocco sociale perdendo l'identità del vecchio PD senza conquistarne una nuova, vuol dire che perdi i tuoi voti e non ne vai a conquistare a perché destra. Perché dici senza conquistarne una nuova? In fondo, se fa queste cose, se scontenta qualcuno, vuol dire che magari sta intaccando in delle rendite di posizione che sono là da anni. Magari è il Renzi riformista che inizia a scontentare. Ma io dubito che gli insegnanti e i pensionati e i lavoratori dipendenti siano le rendite di posizione da intaccare. Io penso che bisognerebbe intaccare le rendite dei ladri, le rendite degli evasori, le rendite dei corrotti, e su questo ho visto fare poco. Il problema è che il famoso sfondamento a destra di Renzi non c'è. Nel senso che la destra continua sommata a fare lo stesso risultato che faceva quando c'era Berlusconi. Solo che votano più Salvini. Solo che adesso si è ribaltato il rapporto, per cui Salvini è 2 e Berlusconi è 1. Prima era il contrario. Almeno professionalmente ti manca Berlusconi? No, diciamo umoristicamente mi manca, perché mi divertiva molto, mi faceva molto ridere. Hai sentito l'analisi di Raffaella Paita, no? Prima di te era nostra ospite. Sì. Lei dice: la Liguria, che è un po' diventato il simbolo di queste elezioni, è stata utilizzata come centro, come fulcro di un'operazione politica per rilanciare una sinistra alternativa a Renzi.
Io devo dirti, non ho condiviso nemmeno una virgola di quello che ho sentito della signora Paita, nel senso che intanto è completamente sbagliata l'analisi del voto. Certo, la sinistra aveva un altro candidato. In Veneto Zaia ha avuto la scissione non solo di Tosi, ma dell'intera città di Verona e dell'intera provincia di Verona. Non gli ha fatto nemmeno un baffo. Perché? Perché Tosi è un candidato forte. La Paita ha avuto contro un certo Pastorino che ha fatto il 9%, di cui il 5% è Tsipras, cioè una lista che comunque era già separata, non è scissione, si sarebbe presentata comunque, e ha fatto il 4 di suo. E allora, la Paita ha perso l'errore? Di 7 punti, quindi non le bastavano nemmeno i voti che ha portato Pastorino. Sta raccontando balle per non ammettere che era lei. Ora ne parleremo sbagliato. E avrai modo tu stesso di confrontarti con esponenti del PD. Tu prima hai detto, ci sono, il PD vince dove è in grado con vecchi esponenti di fare anche scambio, di offrire, immagino parlassi della Campania, parlassi della Puglia. Io, al di là del fatto se sono persone della Campania, non della Puglia. Allora, parliamo degli impresentabili, parliamo di Rosy Bindi che il venerdì sera con il voto la domenica presenta una lista di impresentabili definita da una commissione politica. Questo fatto ti inquieta o ti dà fiducia? No, perché è sempre successo, è dal 2007 che la Commissione Antimafia si è data un codice etico che tutti i partiti hanno sottoscritto e hanno riconfermato nella sua nuova versione con un voto parlamentare a settembre, impegnandosi a non candidare gente rinviata a giudizio per reati gravi. La Bindi si è semplicemente fatta dare, e le sono arrivati in ritardo, perché in Italia facciamo ancora i casellari giudiziari a mano, i dati sui candidati, e li ha avuti per fortuna in tempo. Ci mancherebbe pure che li avesse presentati il giorno dopo delle elezioni, era meglio che li presentasse una settimana prima, però sarebbe ancora meglio se i partiti, nel momento in cui candidano qualcuno, gli chiedono il certificato penale. Però l'ha un po' subito De Luca o no? Cioè, lui ha provato a presentare qualcuno alle primarie, non hanno avuto voti. De Luca, cosa doveva fare? Avrebbe dovuto stabilire delle regole in base alle quali chi è rinviato a giudizio per concussione, truffa o associazione a delinquere non può candidarsi alle primarie, non può partecipare alle primarie, così non avrebbe il problema. È molto semplice. Cioè, prendersela con la Bindi, che non ha fatto altro che fotografare il curriculum penale di De Luca, è come uno che si fa il selfie, poi scopre di avere la faccia da culo e denuncia la Apple perché l'iPhone gli ha fatto una brutta faccia. Scusami. In genere si usava la febbre e il termometro dell'iPhone. Si usava la febbre e il termometro per questi esempi, però esatto. Diciamo, c'è la nuova versione del selfie. Il fatto che Renzi abbia rottamato parte della classe dirigente del PD, ma non riesca a rottamare delle persone che io immagino che Renzi avrebbe fatto volentieri a meno di De Luca, no? Probabilmente non va d'accordo neanche con Emiliano, però il Sud lo prende perché ci sono loro. Questo rappresenta una forza di Renzi perché è pratico e si sa muovere quando si parla anche di voti, o una debolezza perché alla fine questo gli tornerà addosso? Che sono un po' i temi che ora affronteremo nella nostra puntata. Assai dipende da che cosa vuole Renzi. Se Renzi vuole cambiare l'Italia deve sbaraccare questa roba qua. Non solo al sud ma anche al nord. La Paita rappresenta il sistema di Burlando che comanda in Liguria da 20 anni in coabitazione con Scajola. Se invece vuole vincere a tutti i costi, a volte gli va bene, però il risultato è che la gente scappa dai seggi. Io non so che cosa debba succedere ancora perché questi signori si preoccupino. Deve stare a casa il 66%, il 90%. Se valesse la regola del referendum, le elezioni non sarebbero nemmeno valide perché non fanno più il quorum. Ti pongo la questione posta da Raffaella Paita. È meglio una Liguria in mano a Toti o una Liguria in mano alla Paita? Una Liguria che dal momento che non fanno alleanze difficilmente finirà in mano a Grillo? Secondo me è meglio che la Liguria vada in mano a chi viene scelto dagli elettori. Probabilmente se invece della Paita ci fosse stato un candidato che teneva insieme tutto il centro-sinistra, compreso Tsipras, probabilmente se Renzi non prendesse a calci nel sedere ogni cosa che assomiglia alla sinistra per poter blandire Verdini, magari avrebbe vinto il centro-sinistra. Torniamo al SLUF. Causa del suo mal pianga se stesso. Abbiamo pochi secondi, ma dopo la pubblicità torniamo insieme. Al di là di chi l'ha scritto, ci dici questa giornata a Courmayeur di Renzi com'era?
Ma Renzi come organizza la sua giornata? Cosa fa nel tempo libero? Al suo fianco ci sono sempre quelli che ormai alla presidenza del Consiglio chiamano i centurioni. Luca Lotti, Lorenzo Guerini, Maria Elena Boschi, questi li puoi leggere come i cinegiornale Luce e sono esattamente uguali. Manca soltanto il filmino in bianco e nero un po' velocizzato, eccetera, eccetera, no? Invece... 20 secondi. Il premier ha voluto iniziare di buon'ora sulle piste da sci di Courmayeur, ha lasciato alle 9.30 la caserma degli alpini perenni e si è diretto verso gli impianti di risalita. Il premier si è tuffato con stile sicuro in una non stop di discese durata più di 3 ore. Se in fondo metti il duce a torso nudo sul terminillo è la stessa cosa. Marco Travaglio sta ancora con noi, pochi minuti di pubblicità e tanti altri ospiti per parlare di elezioni e non solo. Grazie, ci vediamo a breve. Diamo il benvenuto alla vicepresidente del Senato del PD, Valeria Fedeli. Buonasera e benvenuta. Resta con noi Marco Travaglio, poi vi presento Federico Geremica della Stampa. Sergio Cofferati in collegamento da Bruxelles. Buonasera Sergio Cofferati. Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos. E Amalia Signorelli, ve l'abbiamo già presentata. Ora avrà modo di commentare i risultati delle elezioni. Marco Travaglio, può dire a Valeria Fedeli dove ha sbagliato il PD dal suo punto di vista? In Liguria? No, in Italia. Se è vero che il 5-2 non è considerabile come vittoria. Secondo me ha sbagliato alcune candidature che, guarda caso, sono proprio quelle renziane, e cioè la Paita in Liguria e la Moretti in Veneto. E poi ha completamente trascurato la questione morale, che sia pure tardivamente l'antimafia si è incaricata di ricordare come era suo dovere proprio in extremis. È un errore strategico? Agli elettori. Ecco, dal suo punto di vista è un errore strategico, cioè ha sbagliato quelle due o tre cose, oppure è insito nella natura di questo centrosinistra? Il fatto che a Renzi non interessi nulla alla sinistra e che l'abbia presa a ceffoni per un anno intero è un dato di fatto. Lui è convinto di poter raddrizzare le gambe ai cani, cioè di poter rieducare gli elettori spiegandogli che la sinistra non esiste più. Non so se sia un bene o sia un male, ma gente di sinistra ce ne sarà sempre, e quando vede un governo che fa il contrario di quello che si aspetta si incazza. Valeria Fedeli. Sembra ovvio. Allora, intanto mi rifiuto di considerare candidati di Renzi o non di Renzi. Io penso che quando si fanno le primarie, che sono la regola del Partito Democratico, tutto, il candidato che vince è giusto che venga sostenuto da tutti. Lo dico perché anche questa modalità vuol dire non avere a cuore, dal mio punto di vista, il fatto che il Partito Democratico nasce con delle regole, si chiama Partito Democratico, si può stare in minoranza, ma si sta nel Partito Democratico. Guardate, questa è la prima regola. Poi, in democrazia, voglio anche dirlo, i voti si contano. Poi oggi è il 2 giugno, se non avessimo contato i voti nel 2 giugno del 46 non ci sarebbe la Repubblica. Quindi anche qua cominciamo a sottolineare. 3. Detto questo, io penso che noi dobbiamo ragionare non solo per l'astensionismo, che è una cosa seria, che interroga tutti i partiti, ma anche, secondo me, diciamo, dovendo affrontare in questa fase delle priorità che riguardano, secondo me, l'economia e il completamento delle riforme, io penso che il risultato di queste regionali, che sono regionali, non sono le europee, non sono le politiche, anche qua secondo me andrebbero meglio articolate le analisi, però ci dicono di riflettere Travaglio. Su alcune cose. Io penso questo, intanto per me resta poi Vangelo dell'etica, quello che disse Moretti nel suo famoso urlo di Piazza Navona, quando si riferiva a un'altra classe dirigente, ma diceva: con questi dirigenti non vinceremo mai, perché io con Bertinotti non ci so parlare, ma voi ce l'avete per dovere d'ufficio, siete voi che dovete fare politica e dovete trovare il modo di mettervi insieme. D'accordo. Quindi
se Renzi è riuscito a far scappare gente anziché ad attirarla, no, Marco, il conto gliel'hanno presentato alle urne. Chi è che l'ha sfanculato per un anno? Chi è che non è riuscito a fare coalizioni? Chi è che non si è posto il problema delle primarie truccate? Adulta, come Sergio Cofferati, onorevole Fedeli. Sergio Cofferati, insomma, lo vedo al buio. E facciamo vedere in che clima sta Cofferati. Sergio Cofferati, anzi, ciao Sergio. Lei parlava di regole, onorevole Fedeli. Sono adulti, scelgono. Le regole sono che le primarie non si truccano. Esatto. Se vengono truccate come in Liguria, Cofferati pensava, è chiaro che qualcuno non ne riconosce il risultato. Se Cofferati pensava che le regole delle primarie erano truccate, l'avrebbe detto prima dell'esito delle primarie. Lo chiedo a Cofferati, come erano regolari le primarie. Apriamo la questione. Hanno vietato gli scaiuliani. Sergio Cofferati, gli scaiuliani in Liguria. Si è visto il risultato. Aspettate, calmi, parliamo tutti. Sergio Cofferati. Allora, Sergio Cofferati, ha sentito lei la paita? Non so se era già collegato. Comunque lei dice, io ho capito che ho perso quando ho visto il volto di Cofferati, primo commentatore. Lui è stato portatore di un'operazione politica che aveva nella Liguria il suo cuore. Ora io vi cerco di portare lontano dal fatto, dal dato della Liguria preciso, e vi porterei al dato simbolico. Allora, Cofferati, lei non è stata alle regole perché una volta perse le primarie non c'è voluto stare, come dice Renzi, prende il pallone e se ne va, oppure c'era un dato etico che lei intendeva sottolineare sulla Fedeli? Prego. C'era un dato etico, io non lo so perché bisogna descrivere le cose in maniera diversa da come sono apparse chiare, elementari, agli occhi di tutti. Le primarie avevano un regolamento in Liguria come altrove. Quando si è cominciato con la campagna delle primarie, alcuni esponenti di primo piano del centrodestra ligure, il segretario del nuovo centrodestra, consiglieri regionali di Forza Italia, hanno pubblicamente detto che loro sarebbero andati a votare insieme ai loro iscritti alle primarie del centro-sinistra per far vincere Lella Paita e per poter poi amministrare con lei. Lo hanno detto pubblicamente in consiglio regionale, lo hanno detto in interviste ai giornali. Io ho segnalato subito durante la campagna questo fenomeno distorsivo a Deborah Serracchiani e a Guerini, che si sono ben guardati dall'intervenire ma anche solo dal rispondere. Per meglio dire, hanno dato risposte che non voglio utilizzare strumentalmente. Tutto questo è durato per più di un mese. 3 giorni prima delle primarie è venuta a Genova Roberta Pinotti, ministro della Difesa, e ha detto che non capiva qual era la ragione della sorpresa o della contrarietà a questo sperimento molto positivo che lei apprezzava, mi io e le che chiedo, sperava diventasse regola. Ci dà, Cofferati, se esiste un dato, sì, voglio dire, ontologico, un dato politico di quello che è successo in Liguria? C'è un errore del PD nazionale che si ripercuote anche in Liguria e sul risultato che, secondo Marco Travaglio, non è un risultato positivo? C'è un dato nazionale con cui vuole discutere con il presidente Fedeli? No, lei mi ha chiesto cos'era successo in Liguria, mi sono permesso, sì. No, fatto bene. Spero di non annoiarvi, no. Di dirlo, perché poi qual è la ragione per la quale sono uscito? Io non ho chiesto che venisse invalidata la primaria, ho detto che di fronte all'indicazione di uno snaturamento, un fatto politico, volevano fare il partito della nazione, non so come dirlo, allontanare quelli di sinistra come me che danno fastidio per imbarcare i voti di quelli di destra. Fedeli, sono una replica. Solo ad allontanare Sergio, me, e il resto non l'hanno Sergio, imbarcato. Però, Sergio, questi però, sono i fatti. Sei una persona Dopodiché, adulta e io non ho sceglie. Chiesto che invalidasse nulla, appunto, me ne sono andato appunto. E per quello una che ragione sostenevo politica. Anch'io è quello che ho Valeria, sostenuto, che ne sei andato, cosa sta, hai scelto al sta. Finale delle primarie di andartene, sei adulto, vaccinato, hai responsabilità, sei in grado di scegliere, hai scelto un'altra strada. Posso dirti che quando insieme a tanti altri abbiamo partecipato alla costituzione del Partito Democratico nel 2007, abbiamo anche discusso e adottato in quel partito, noi stavamo allora ancora in CGIL, almeno io,
c'era un limite a tutto il codice etico che ci siamo dati, che era quello di non poter sovraesporsi rispetto a dei casi giudiziari non completati. Lo dico perché le regole ci sono, c'erano. Non sto Sergio, la commissione di garanzia ha verificato le segnalazioni. Esatto, e ha detto che erano valide le primarie. Due giorni prima che la commissione l'esito elettorale del 31 in Liguria Renzi ti dovrebbe dire che il centrodestro si è riunito, non aveva nessuna intenzione di votare la paita. Ora torniamo, Cofferati, torniamo anche a lei. No, ma io non ho Federico Geremica, ora torniamo con Ferrati. Qual è il punto in discussione qui? Mi perdoni. Ma il punto in discussione è che secondo me c'è ancora Cofferati che parla. Sì. Ora lo avvertiamo. Cofferati, ora torniamo da lei. Intanto su Travaglio, mentre rimettiamo a posto il collegamento. Da prima di Genova, diciamo, è che la coesistenza all'interno del Partito Democratico è arrivata ormai, credo, diciamo, ai minimi termini. Le 48 ore prima del voto sono state segnate da questo scontro assolutamente, diciamo, indecoroso per i termini tra Rosy Bindi e il suo partito, diciamo. Adesso Rosy Bindi può aver commesso degli errori sul piano dei tempi, delle cose, eccetera. La reazione del Partito Democratico secondo me è stata non utile al Partito Democratico prima di tutto, perché uno dei maggiori giornali italiani è uscito col titolo "Il PD contro l'antimafia", a 48 ore del voto non mi sembra un grandissimo affare. La vicenda ligure è diversa, lì si sono sovrapposte due questioni, una che riguarda personalmente Sergio Cofferati, che era in sofferenza da tempo, come tanti altri, all'interno del Partito Democratico. A un certo punto ha tratto conclusioni non da violazioni di regole, semplicemente da comportamenti politici, etico-politici, che non ha ritenuto più accettabili. Ma cioè, lui dice, Renzi ha provato a prendere l'elettorato alla sua destra. Non ci è riuscito perché la destra è immobile, era un po' anche quello che diceva Marco Travaglio nell'intervista. Si è girato e a sinistra l'avevano lasciato. È questo che è successo? Questo è successo, ma non si può dare secondo me la colpa alla lista Pastorino. Bisogna chiedersi perché è nata quella lista. Perché Amalia c'è Signorelli. Gente che nel Partito Democratico evidentemente non si trova più a suo agio e se ne va. Amalia Signorelli, ci spiega lei cosa sta succedendo al PD e al centro-sinistra? Ne può parlare con la Fedeli direttamente. Io, se mi consentite, vorrei prendere un piccolo lato di tutto il discorso, sul quale però non sono mai riuscita a farmi le idee chiare. Sento dire, ripetere fino alla sazietà, che le primarie sono una grande platea, una grande palestra di democrazia. Poi leggo quotidianamente, cioè ogni volta che c'è una campagna elettorale, leggo sui giornali che dentro le primarie succede di tutto. Dai cinesi che hanno votato a Napoli, a ogni sorta di cose, no? Allora, mi sono anche chiesta perché. Io non so a cosa servano le primarie, non le considero un fatto di democrazia, mi faccia finire. Le considero invece un modo per eludere le proprie responsabilità da parte di un gruppo dirigente che pretende di governare un partito. Addirittura si riserva il diritto poi, secondo la nuova legge elettorale, di nominare i capilista e di fare le elezioni su liste bloccate, però non so se per salvarsi la faccia, se per insipienza, per innocenza, non so nemmeno io perché, fa questi grandi rassemblement in cui arriva l'ultimo dei personaggi che passano di lì, ci mette 2 euro e esprime un proprio giudizio sulla futura classe dirigente del PD. Per me lo primario non sono mai riuscita a vederci altro. Se mi spiegate che cos'altro ci si può vedere... Aspetti a spiegarlo, Fedeli, perché diamo il benvenuto a Nando Pagnoncelli. Buonasera, Nando. Buonasera. Nei resoconti politici, molti degli osservatori hanno detto, ma guardate, qua non è che... è una cosa che compare ora. A seguirla, la normalizzazione di Renzi da superuomo ben voluto dal 40% degli italiani e ben visto dagli altri, è un processo lento che è partito da tempo. A seguirlo bene, Nando Pagnoncelli, gli abbiamo chiesto alcuni cartelli sull'opinione degli italiani. Il voto, prego, e partivamo dal sentimento, prego. Partirei dal gradimento del Presidente del Consiglio, che non differentemente dai suoi predecessori, lo vediamo col cartello 1,
vive una fase di forte consenso nella parte iniziale, un consenso che è cresciuto addirittura dopo il voto e successo dello scorso anno alle europee, e poi si è ridimensionato via via nel tempo, vediamo i dati, e l'ultimo dato appunto è 37,8% di consenso, esattamente come i suoi predecessori. Più o meno come Letta e Monti sostanzialmente. Esattamente, poi vedremo se c'è tempo un cartello anche su l'anno della situazione economica, l'ultimo anno. Come l'hanno vissuta gli italiani? Ma allora, non è cambiata la situazione economica degli italiani, secondo le loro dichiarazioni, le dichiarazioni delle persone che abbiamo interpellato. Lo vediamo col cartello 2, 61% dichiara che non è cambiato nulla, d'altra parte redditi fissi e pensioni sono la maggioranza nel paese, 30% dichiara invece che la situazione è peggiorata, 5% al contrario dichiara che la situazione è migliorata. Ci ha colpito la settimana scorsa un dato che abbiamo dato riguardo al fatto come gli italiani vedono trattare l'economia. Sì, lo vedono in modo spesso demagogico, legato a promesse che poi non trovano risultati concreti. Lo vediamo col cartello 3, riproponiamo questo cartello in modo demagogico, dice il 68%, il 20% invece ritiene che la politica in generale la, tratti in modo concreto, diciamo, l'economia con risultati. Renzi e i conti pubblici, e come definirebbero il governo Renzi? Allora, Renzi e i conti pubblici lo vediamo col cartello 4 e si pensa che appunto vengano prese delle decisioni pensando al possibile ritorno elettorale, 54% la pensa così, e poi invece 39% ritiene che le decisioni vengano prese guardando al bene del Paese e al futuro del Paese. Come definirebbero, e da ultimo, il governo come Renzi? Definirebbero il governo Renzi? L'abbiamo visto già qualche settimana fa con il cartello 5. Fumoso e inconcludente il 53%, d'altra parte sappiamo che si stanno addensando delle opposizioni molto forti nei confronti del governo, 38% al contrario lo considera efficace ed efficiente. Allora, il punto non è che ne parlano male, perché si parla sempre male del governo fondamentalmente, il punto è che viene trattato come un politico normale, come è successo per Monti, come è successo per Letta, c'è un picco iniziale e poi segue. Questo perché succede, Marco Travaglio? Ma intanto succede perché Renzi ha avuto la sfortuna, oggi, vista oggi è una sfortuna quella di aver preso il 40,8% alle elezioni europee. Io mi permisi di dirlo quella sera da Mentana, la sera del 40,8, quando c'era tutto il politburo del PD schierato che sembravano Pelizza da Volpedo, no? C'erano tutti gli anti-renziani che stavano festeggiando con Renzi. Era chiaro che mai più si sarebbe ripetuto, quindi qualunque elezione sarebbe stata per lui una sconfitta, però certamente passare da una percentuale del 40 e passa a passare a una percentuale del 25, quale è quella che ha preso adesso, è chiaro che è un segnale. Non è una bocciatura, però si tratta del fatto che lui per un anno ha fatto delle scelte che hanno diviso e in gran parte non sono piaciute al suo elettorato e nello stesso tempo non gli hanno fatto guadagnare nulla nell'elettorato dall'altra parte. Diceva la professoressa Signorelli un errore anche di selezione e di gestione della classe dirigente, così? Assolutamente, perché lui ha riciclato tutto il vecchio sistema che si è schierato con lui e ha eliminato soltanto il vecchio sistema che gli è andato contro. Questa non è rottamazione, questo si chiama trasformismo. Fedeli, chi sta con Renzi è salvo, chi sta contro Renzi se ne può andare, questo che dice Travaglio e anche Cofferati. Assolutamente no. Insisto, Cofferati fa le sue scelte, mi auguro che non lo seguano in molti, perché sono invece convinta che il Partito Democratico vada costruito, radicato nei territori, e credo che vadano regolamentate in modo più attento, preciso e soprattutto trasparente le primarie. Problema che ha il Partito Democratico da quando è nato, quindi la capisco la cosa. Però io non abdico, lo dico francamente, al fatto invece di avere strumenti di larga partecipazione, perché siamo in una società nella quale se no c'è soltanto il messaggio politico e basta. Invece io credo che partecipare alla selezione Travaglio, è importante. Poi Cofferati. Ma io vorrei chiedere una cosa, la signora Fedeli viene dalla sinistra, viene dalla CGIL. Io sono di sinistra. Esatto. Allora, la domanda è molto semplice, ma lei se lo ricorda Tommaso Barbato? È quello che quando cadde Prodi, mentre c'era un signore che faceva penzolare del prosciutto e se lo mangiava e un altro stappava lo champagne, Barbato... Era mortadella. Era mortadella. Non è vero. Purtroppo. Barbato.
Barbato prendeva la mira e centrava con uno sputo un certo Cusumano, suo compagno di partito dell'Udeur, che aveva osato votare a favore di Prodi, di cui era alleato, mentre l'Udeur aveva deciso di voltargli le spalle. Questo Barbato, insieme a De Mita, è l'artefice della vittoria del Partito Democratico in Campania. Fatti i calcoli, senza i voti della lista demitiana e della lista barbatiana, vinceva Caldoro. La domanda è, ma dove volete andare con questi compagni di a strada? A cosa si può arrivare? Ma come vi potete immaginare, Fedeli, che poi Geremicca, poi Cofferati, Signorelli, prego. Opinione, Marco, e non di scambio, Marco, vada ancora a votare, Marco, la prossima intanto volta. Il Partito Democratico è un partito, spero, del centro-sinistra, senza trattino, nazionale. Queste sono state elezioni regionali che hanno storie, io credo anche, tu lo sai, differenti regione per regione. Non è uguale analizzare cosa è successo in Toscana, nelle Marche, nella stessa Umbria. Cioè, per dire che o in Veneto, sì, ma o poi si in sono Liguria, no, a sapere, Marco, le cose della Campania, Marco, lo dico, quindi solo l'hanno sapute anche i liguri. Guarda, per correttezza fra di noi, quindi forse è vero, più fuori dalla Campania sì, questo dato che non in Campania. Sto dicendo che si pone un tema giusto, l'ho detto prima rispondendo alla dottoressa. Cioè, noi abbiamo un problema di come si fanno, diciamo così, le primarie e quindi poi si seleziona la classe dirigente. Credo che abbiamo un problema di partito, di radicamento e di selezione delle classi dirigenti. Io di questo ne sono convinta. Geremicca. Perché ovviamente siamo anche poi un partito. Poi Cofferati e Signorelli. All'inizio. No, va. Però posso solo una cosa. Non mi piace quando si continua a dire è il partito che Renzi è diventato segretario attraverso le primarie, come lo era diventato prima ed è stato segretario per anni, Pierluigi Bersani. Lo dico per dire che c'è una costruzione in corso importante, restiamo un partito di centro-sinistra. Geremicca. Guarda, due cose, la prima sulle primarie, cioè buttarle a mare è pericolosissimo, io già mi immagino, a cominciare da Marco, certo. Diciamo, poi sui nominati. Il problema, diceva la professoressa, è stato detto che è una palestra di democrazia. Beh, anche le palestre hanno delle regole, cioè se sono a certa ora non si fuma, vanno pulite ogni tanto, quindi diciamo le primarie devono avere un regolamento minimo, insomma, adesso decidessero loro quale, ma se lo dessero. La seconda cosa, io però diciamo mi pare che stiamo funerando un funerale, diciamo, in tempi sbagliati, perché questo comunque è un signore che in quest'anno qua, che le cifre di Pagnoncelli, anche l'umore degli italiani raccontato da Pagnoncelli, dimostra di che tipo era, insomma, si è votato in 12 regioni, ha vinto in 10, quindi attenzione. Questo è il dato di fatto. No, perché dico attenzione, perché non facciamo l'errore che facevamo con Berlusconi. Esatto. Berlusconi alla prima squadra ha dato per cadavere e poi, insomma, io credo che Cofferati abbia un futuro ancora lungo. Diciamo che è tornato umano, ma non è che è tornato un politico che vince, esatto. Diciamo, è stato, non più è il stato futuro. Un guaio quel 40%. Cofferati, poi la Signorelli. Vi prego di essere brevi che sentiamo anche la Fedeli. Lo sarò, ma è evidente che le primarie con il regolamento che hanno oggi diventano uno strumento per forzature di carattere politico o per avventure. Quello che è capitato in Liguria è lì a dimostrarlo. Lì si è cercato ostinatamente, si è ottenuto l'accordo col centrodestra per fare eleggere alle primarie Raffaella Paita. Un regolamento serio non dovrebbe consentire un uso così disinvolto dello strumento che garantisce democrazia. Il secondo tema però che ha il Partito Democratico, che consiglierei soprattutto i liguri di riflettere, è che dopo le primarie 200 dirigenti elettori del PD di Genova, con in testa il vicepresidente della regione, della giunta regionale, nonché assessore alla sanità, hanno scritto al loro partito dicendo: guarda che noi non voteremo la candidata che tu hai proposto. Nessuno si è preso carico di questo problema. Oggi ti dicono che è stato Pastorino a farli perdere. No, hanno fatto tutto loro. Fedeli, però le chiedo di nemmeno Tafatti sarebbe arrivato di aspettare a fare anche l'intervento di Signorelli, così chiude. Addirittura non hanno nemmeno preso in considerazione il parere dei loro dirigenti. Prego. Peggio di così. Ma io... Cofferati, ma lei è contento che Toti ha vinto? Mi sembra di sì, per come la ma dice. No, dai. No, io volevo che vincesse Pastorino. Ah, vabbè. Signorelli, ho Pastorino, le con chiedo realtà, di con 30 secondi. Al punto di prendermi oggi gli insulti. Hai ragione, signorelli, i miei compagni di avventura. 30 secondi. A me sembra che ci sarebbe anche bisogno di una rimessa a fuoco del vocabolario.
perché dico, è un paese dove abbiamo lottato per avere il divorzio, è possibile che adesso chi esce dal PD è sicuramente un delinquente o un disgraziato o non so che cos'altro. Voglio dire, quando poi, e questo lo voglio dire molto rapidamente, si dice che Renzi sia un grande comunicatore. A me non sembra affatto, perché è un uomo che afferma e non spiega, proclama e non discute, dichiara di rispettare tutti ma non sta a sentire nessuno. Fedeli. C'è anche un'irritazione. Allora, sul linguaggio, in un minuto, io sono molto d'accordo che tutta la politica, tutta, quindi tutti i maggiori responsabili, oltre che della rappresentanza sociale, dovrebbero cominciare a non demonizzare l'avversario, ma semplicemente a spiegare le proprie ragioni e a confrontarsi e poi a decidere. Io su questo sono d'accordo e non da stasera, perché credo sia importante. Però non si fa. Beh, c'è chi lo fa e c'è chi non lo fa, però posso dire che c'è reciprocità su questo, perché quando il segretario del Partito Democratico prende una decisione, gli si dice che è in odore di fascismo, che non ci si ricorda nemmeno cosa voleva dire il fascismo, beh, io dico che è proprio ingiusto e ingeneroso. Tutti questi temi li prendiamo e tra qualche minuto li giriamo a Matteo Salvini. Pochi minuti. Bentornato a Matteo Salvini, il segretario della Lega in collegamento da Milano. Buonasera Salvini. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, abbiamo parlato fino adesso del voto, lei che interpretazione dà? Renzi dice, beh, mettetela come volete, ma noi abbiamo 5 regioni, loro 2, abbiamo vinto. Hanno vinto tutti. Oggi su Repubblica c'erano i numeri che rispetto all'anno scorso dicono che l'unico movimento politico che ha aumentato il numero di voti per più di 256.000 persone è la Lega. Tutti gli altri, chi più chi meno, hanno perso voti rispetto a un anno fa, rispetto a 2 anni fa, addirittura in Veneto, nel Veneto dove Renzi guidava la macchina della Moretti sbagliata, il PD ha perso per strada 500.000 voti in un anno. Quindi non siamo qua col pallottoliere, io sono contento, ho una responsabilità molto maggiore rispetto a settimana scorsa, perché fino a settimana scorsa la Lega era quella populista, sciacalla, razzista, fascista, nazista, che parla alla pancia e che non va da nessuna parte perché ha delle idee strambe. Oggi siamo così strambi che siamo il secondo partito in Toscana, governiamo la Liguria, abbiamo stravinto il Veneto, allora, e abbiamo preso 3 consiglieri regionali nelle Marche e 2 in Umbria. Quindi ho una, allora, andiamo, in più. Se lei è d'accordo, andiamo per gradi. Intanto immagino che lei, parlando di una sconfitta di Renzi, parli essenzialmente di una sconfitta politica, perché le amministrative, certo, poi al di là dei numeri si giudicano anche su quello. Quali sono, dal suo punto di vista, ne abbiamo parlato fino adesso, i punti della sconfitta politica di Matteo Renzi? Ma guardi, io le dico quello di cui mi parlava la gente che incontravo per strada, non mi parlava della legge elettorale, dell'Italicum, del conflitto di interessi, mi parlava della legge Fornero. Mi diceva, maledizione alla Fornero e alla sua legge, quando è che è riuscita a cancellarla? E quindi su questo già la Consulta un pezzetto di giustizia l'ha fatta, anche se Renzi se n'è fregato andando a fare il fenomeno su Rai 1 dicendo vi do un simpatico bonus quando mi gira, e l'ha pagato in campagna elettorale. Io continuo a chiedergli di portare in discussione domani in Parlamento una proposta anche del PD, gli ho dato anche i numeri, la proposta 857 dell'onorevole Damiano, del suo partito, che prevede di andare in pensione a 62 anni, il PD prevede con delle penalizzazioni, mentre secondo me dopo 40 anni di lavoro andare in pensione non è ora un privilegio ma è un diritto. Ora arriviamo e quindi a tutto, senza onorevole. Nessuna penalizzazione. Onorevole, ora arriviamo alle pensioni. Il secondo dica... esempio, glielo faccio veloce, mi è arrivato stamattina, gli studi di settore. Stamattina ero a Recco a prendere il caffè e mi avvicina un signore che ha un mulino. Ha un mulino nella bassa bergamasca, Calvenzano. Mi fa, io dopo decenni di attività mia, del mio padre e mio nonno, chiudo perché non sono congruo. Ne parlavo con un commercialista. Gli studi di settore, in questo momento di crisi economica, sono uno strumento di tortura fiscale. Cioè lo Stato però ti costringe a dichiarare quello che guadagni, anche allora, se non lo guadagni, altrimenti ti controllare Salvini anche i calzini che hai in casa. Gli studi di settore dovrebbero essere cancellati domani mattina. Onorevole Salvini, civile. Allora, due cose, le lascio i giusti applausi. La prima è che
Lo studio di settore è una presunzione, se uno non ha guadagnato quello che gli chiede lo Stato lo può dimostrare, ma le tasse vanno pagate, su questo lei... Ecco. Lei sa che se entri nel vortice del controllo dell'Agenzia delle Entrate, della Finanza e di Equitalia perché non hai pagato la tassa sul caminetto del 2003, sei rovinato. E quindi fatturiamo al 31-12, lo Stato chieda il 15% su quello che ha incassato. La flat tax, l'aliquota fiscale unica, è questa la battaglia che quando saremo al governo io vorrò imporre al governo. Onorevole Salvini, mi faccio carico di tutte le domande che vanno fatte. Allora, sì, fatturiamo il 15%, ma vuol dire che per il primo anno rinunciamo a qualcosa come, secondo i suoi calcoli, quanti miliardi di entrate per lo Stato? No, neanche una lira, perché il sommerso e l'evaso superano i 400 miliardi di euro, di gente che non può o non vuole pagare le tasse perché sono troppo alte. La nostra convinzione è che con un'aliquota più bassa noi non solo convinciamo perché rendiamo conveniente anche questi elusori o evasori forzati o volontari a pagare le tasse, ma attraiamo in Italia tante di quelle imprese che oggi vanno in Romania, vanno in Carinzia, vanno in Slovenia, vanno in Irlanda dove si pagano meno tasse. La redazione ci porta... Più imprese vengono quanto qua, perderemo? Lo assumono e più pagano tasse qua. Quindi secondo me ci andiamo a guadagnare. Allora, non ci spendiamo una lira. Andiamo per gradi. Paga di meno. Onorevole Salvini, andiamo per gradi. Aveva parlato delle pensioni come il grande punto debole di Matteo Renzi di questa campagna elettorale e Gilles De Verry. E torniamo sulle pensioni. VIP, vecchi pensioni. La nostra partenza è prevista da Calceranica al Lago fino a Cismon del Grappa. Quanti chilometri sono? 53-54. Più duro il percorso di oggi o la strada verso la pensione? No, no, questo è uno scherzo. La sua pensione è stata adeguata all'inflazione? Un attimo che mi sono distratto e me l'hanno bloccata. Io dovrei avere ho buone speranze, come si usa dire. Che significa? Ho buone speranze. Il 1 agosto il signor Giuliano riceverà solo una piccola parte di quanto dovuto per il mancato adeguamento della sua pensione al costo della vita, ma può continuare a sperare, perché il Tribunale di Napoli qualche giorno fa ha colto il ricorso di un pensionato e ordinato all'INPS di pagargli tutto. E così un fronte si è aperto. Chilometri che faccio al giorno, diciamo mediamente dai 350 ai 400. Enzo invece ha 67 anni, piuttosto che in bici i chilometri li fa in taxi. Con la sua pensione non ce la faceva e così ha rotto il salvadanaio e si è comprato la licenza di tassista. Questi 800 euro che prende di pensione sono un po' cresciuti negli anni. Mi sembra che mi abbiano tolto qualcosa, qualcuna di queste invenzioni governative, insomma, magari mi ha tolto anche qualche spicciolo. L'importo della mia pensione è sotto quel livello dove c'era stato questo blocco dell'adeguamento all'inflazione e quindi io non ho niente, cioè, diciamo che chi è povero, povero, povero rimane. Quanto pensa di lavorare ancora? Quanti anni? Non lo so, bisognerebbe parlare con quel signore lì su e sentire cosa ne pensa lui. Io credo con Renzi che... o con no, Dio? No, quello... Vabbè, ancora più su. Un pochino più su. Renzi dice che sta lì vicino a lui, ce n'era già un altro che occupava la stessa posizione. Qui c'è un po' di confusione di quanta gente sta lì su. E se c'è chi fa di tutto per tenersi stretto quello che ha, per tanti altri la pensione futura è ancora un bel enigma. Perché il governo ha deciso di rivedere l'uscita anticipata dal lavoro e sta mettendo parecchia carne al fuoco. Un'idea è il prestito pensionistico, cioè lascio il lavoro prima, mi danno circa 800 euro al mese che poi restituisco a rate quando arrivo alla pensione. L'altra, di Damiano, prevede la possibilità di andare in pensione a partire dai 62 anni e 35 di contributi, con un taglio all'assegno dell'8%. Più tardi vado in pensione, più il taglio diminuisce. Altra ipotesi che circola è mettersi in pensione in anticipo, ma con l'importo interamente ricalcolato col sistema contributivo. Ma quale di queste ipotesi conviene di più?
Lei ha 60 anni di età, 35 anni di contributi, quindi sulla base della posizione attuale lei va in pensione. Nel 2022 prenderebbe una pensione calcolata con il sistema misto, che è il sistema di calcolo che viene utilizzato oggi, e nel suo caso sono 2.143 euro. E con il tutto contributivo? Prende 1.699 euro al mese, sono 444 euro in meno. Fischia. Invece con la proposta di Damiano, quella dell'8%, sarebbe di 1.985 euro al mese. Allora, onorevole Salvini, mi seguo anche se è difficile il collegamento in questo percorso. Se si immagina di dover ritoccare le pensioni è perché non ci sono soldi, perché non si riesce a tenere presumibilmente il tenore del pagamento delle pensioni. E abbiamo raccolto da internet la voce.info, che è non solo un autorevole sito di economisti, ma è anche fa capo a quello che attualmente è il presidente dell'INPS. Loro calcolano che la flat tax proposta da Matteo Salvini porterebbe 100 miliardi in meno di entrate fiscali. Ora, tra lei che dice di più? Loro che dicono 100 miliardi, ci sarà una via di mezzo in cui comunque un pochino si rischia. Se le pensioni... È stata smontata euro per euro la bufala. È stata smontata euro per euro dei 100 sì. miliardi. Fatto sta che internet, se non succede... Il professor Rabusca, il professor Borghi... Sì, ci sono Ma dei professori che... Ma il concetto è semplice. A uno paga meno, dice allora te li do così non mi becca la finanza. C'è un primo concetto... anno in cui gli studiosi si dividono, qualcuno dice beh sì va così, qualcuno dice Guardi, per l'amor di Dio non succede così. Gli studiosi sono quelli che hanno osannato Mario Monti perché avrebbe salvato l'Italia. Andiamo a rileggerci tutti i pareri di questi geni della politica, dell'economia e della finanza. E mettiamo, preferisco Vabbè, il salumiere allo studio. Anche lei sta citando il professor... A fare i conti molto meglio. Ma anche lei sta citando Però, professori. I professori si citano... No, ma guardi, da una parte e dall'altra, in economia prego. Si chiama curva di Laffer, se volessi fare il colto. Oltre una certa soglia di tasse, lo Stato incassa di meno. Questo perché è vero. Se tu alzi la soglia delle tasse, guarda, hanno alzato le tasse sui conti correnti dal 20 al 26%, lo Stato ha incassato di meno. Hanno alzato le tasse sui fondi pensione, lo Stato incasserà di meno. Perché se tu strangoli l'economia, se tu uccidi chi ti deve pagare le tasse, puoi mettere anche la tassa al 99%, ma se non c'è nessuno che ti paga le tasse, tu non incassi una lira. Ha ragione. Una persona normale, dopo anni di tentativi del genere, però, le abbassa. Ha ragione Salvini. Se ho più gente che mi paga meno tasse a testa, incasso probabilmente di più. Oh, io questo sono è il problema, Salvini, mi perdoni. Se mi tolgono 400 cc di sangue, io dono anche il mese dopo. Se mi tolgono 4 litri di sangue in una volta, io muoio e non dono allora, più per tutta la vita. Abbassiamo queste tasse, vediamo se lo Stato incassa. Tocca a me, tocca a me. Allora, Matteo Salvini, è vero quello che dice lei, oltre un certo limite le tasse uno smette di pagarle. Lei sa che la stessa curva ci dice che non c'è controprova, cioè che se io ti abbasso le tasse, chi non le voleva pagare, in effetti non le paghi. Quindi su questo si però gioca. Però a quel punto ti metto in galera. Però a quel punto se non mi paghi il 100%, tu evasore, vai in galera e butto via la chiave. Perché se non mi riesci a pagare il 65%, posso anche capirti, se non mi paghi il 15% ti metto per 10 anni in galera a quel punto. Diciamo che 10 anni in galera ci dovrebbe finire pure chi non paga oltre il 65 e poi non ci finisce. Però guardi, non è che c'è una galera gente... rapportata. No, ma Floris, adesso è chiaro che è sbagliato non pagare le tasse, ma quante persone io conosco e lei conosce e ci stanno guardando da casa, certo, persone oneste che arrivano a fine mese e devono decidere se pagare tutte le tasse allo Stato o pagare lo stipendio al dipendente. Questo se uno è indubbiamente pagare vero. Il dipendente perché ha un figlio a casa e non pagare tutto allo Stato. Non è un evasore, è una persona normale. Mi permetta solo di dire che non è detto che invece chi non vuole pagare le tasse, se gliele abbassa al 15%, venga e versi. E se non viene lui e non vengono tutti gli altri, c'è un buco che potrebbe aprirsi. Ma facciamo un passo avanti, andiamo alle pensioni. Cartello 32, quanto lei teme? Ecco, le faccio vedere questo cartello. Quanto lei teme? Che oggi, sa, Padoan ha detto che i veri diritti da garantire sulle pensioni sono quelli creati dal contributivo. Cosa potrebbe dire? Potrebbe dire che uno stipendio medio di 2.000 euro netti, un uomo in pensione a 67 anni con 35 anni di contributi, prenderebbe 1.494 euro. Con un ricalcolo, cioè che gli vada a garantire solamente la parte contributiva della sua pensione, perderebbe una cosa come 339 euro al mese. Donna in pensione, 62 anni,
con 37 anni di contributi prenderebbe così 1.424 euro. Con un ricalcolo che cioè che portasse nelle sue tasche solamente il corrispettivo dei contributi versati, perderebbe 240 euro al mese. Quanto ritiene possibile o probabile che questo possa succedere? Ma io spero che non succeda, perché è un accordo. Quando lo Stato cambia gli accordi che ha preso con i suoi cittadini in corso d'opera, commette un illecito, commette un reato, commette un furto. È giusto che da ora in avanti si vada in pensione recuperando quello che si è dato, ma non puoi applicarlo a chi ha fatto dei calcoli di vita, a chi ha fatto un mutuo, a chi ha fatto un prestito ai figli, perché il problema di oggi è che molti di quei sessantenni stanno mantenendo i figli di 30, 35, 40 anni senza lavoro, precari o disoccupati, con la loro pensione. Tu non puoi andare a rubare la pensione di qualcuno che sta mantenendo il figlio quarantenne. È un accordo che lo Stato aveva fatto, quindi quei diritti non si toccano. Se poi vogliamo sapere da dove andrei a prendere soldi, ho la lista della spesa di dove andare a recuperare soldi, visto che non sono a vendere gli 80 euro come qualcun altro. Senta, ho la lista della spesa, ora gliela chiedo brevemente. Mi dice, secondo lei, quanto ha influito la vicenda del cosiddetto bonus Poletti su queste elezioni e sul successo del suo partito? Ma non lo so, sicuramente ha penalizzato il PD per mancanza di serietà, perché non puoi... Allora, è un momento di crisi. Io quando andavo a fare i comizi in Liguria e in Toscana non promettevo votate Lega e saremo tutti belli, ricchi, simpatici e intelligenti, però bisogna essere seri. E quindi sentirsi dire in diretta televisiva, quando mi hai rubato 4.000 euro, che il Presidente del Consiglio fa il fenomeno e dice ma io sono buono e ti do un simpatico bonus di 500 euro, probabilmente ha fatto girare le balle a parecchi. Questo ma l'avrebbe fatto girare anche a me. L'altro argomento che probabilmente vi ha fatto andare bene a queste elezioni, Andrea Scazzola e a Roma. Questo non è un campo. Non è un campo, è la maggior parte dei zingari. Vorrebbero vivere così, come io, vorrebbero comprare le case. Dal 94 abito qui. Questo è, dormo io qui e poi i miei figli sui divani o dormono dentro. Qua c'era la cucina, però per via dei topi, che si facevano tanti topi, e abbiamo dovuto smantellare la cucina. Vivono con noi, che dobbiamo fare? Sono animali pure loro, e noi zingari, topi, siamo là, insomma. Questa è Equitalia, quindi il problema di... No, giustamente non l'hai aperta, questo che cos'è? No, ecco, guarda, qualche... è perché dobbiamo pagare anche noi le tasse, eccolo. Sì. Infatti, ecco. Con le tasse come siamo? Eccolo. Prima l'ho fatto qualche reato, però adesso c'ho pure 50 anni. Non è che dico sono un angelo che io non ho rubato, c'ho pure io i miei peccati. Questa è una isola ecologica. Alcune persone me li portano loro. Poi li rivende? Sì. Come funziona? Vengono delle persone private che non ce la fanno comprarsi un frigorifero nuovo, che costa con 5-10 euro. Ci stanno anche le videocassette. Questo è il mio preferito, insomma. Quando sono nervoso io mi vedo i film di Totò e mi rilassa. E lo consiglio a tutti, meglio di una terapia, Totò. Sono i miei figli. Questa ragazza qua c'ha 10 bambini, 25 anni. 10 bambini ha fatto, 10 bambini per non andare in galera. La prendevano le volte che commettevo qualche reato, sì. Ogni volta che nasceva incinta, c'è questa legge che quando è incinta, insomma, non può andare in galera. Io sono zingaro, anche noi ci abbiamo avuto dei morti, dei incidenti stradali. Io ho perso mio figlio qui. Una coppia di loro ci hanno tagliato la strada. Un incidente stradale, sì. Però non ho dato la caccia ai italiani per dare la colpa a quello.
Vorrei morire qui, insomma, della vecchiaia, non qualcuno che mi dà una bottigliata in testa e dopo io mi devo comprare una pistola, mi devo difendere. Diventa una guerra, e come me la compro io? Se la comprano tutti. Matteo Salvini, a breve ci raggiungerà il ministro degli interni Alfano. Lei ha fatto addirittura di un'effigie, via le ruspe, ruspiamo. Allora, lei mi spieghi, lei intende passare le ruspe sui campi rom, poi i rom dove vanno? No, ma posso chiederle, è finta l'intervista, vero? Non è vera? No, forse è abituato male, diciamo, le ha viste finte, no, da qualche altra parte. Cioè, ma è vera? È vera, è vera. Quindi... Quel signore diceva con assoluta naturalezza che la figlia di 25 anni ha messo al mondo 10 figli per non farsi arrestare? Beh, lo sa questo, beh, però l'avrà, sembra... l'avrà imparato dai film normale, che abbiamo visto tutti. Ma le sembra normale? Si ricorderà Sofia Loren. Io manderei la finanza a casa, poi a casa, in quella roba lì di quel signore. Vorrei capire... Come, secondo lei, ci crede che vive vendendo i frigoriferi a 5 euro e le videocassette, no, di Totò? Diciamo, adesso non ci credo. Pensi, a me però pensi lei mi a deve un dire. Un servizio del genere girato in Svizzera, in Canada, in Austria, ma ci ride dietro, allora, il mondo. Cosa vuoi che dica ad Alfano? Alfano vai lì e chiede a questo signore come fa a vivere. Io voglio diritti e doveri uguali per tutti. Mi dice dove li porta. Io non mi sento superiore a nessuno, men che meno a un rom. Però i campi Salvini... rom abusivi e successivamente regolari non devono esistere, devono essere spianati. Salvini. E queste persone che ci prendono per fessi, a me, a lei, ai telespettatori, perché spesso e volentieri hanno 25 macchine intestate alla faccia sua e alla faccia mia, la casa la comprano, l'affittano, allora, fanno un mutuo, vanno in agenzia immobiliare, chiedono la casa Matteo popolare, Salvini, fanno quello che fanno tutte le altre persone normali. Allora, inserisco una domanda. Posto che è difficile che in effetti la gente vada a portare i frigoriferi e le cassette di Totò al signore, cosa che però, diciamo... Il punto è, lei spiana quell'abitacolo in cui si è piazzato. Questo e signore, ci faccio un bel parco giochi ci per fa bambini. Un bel parco giochi. Questo signore, secondo lei, dove va? A questo signore, che sarà la persona più brava del mondo, io do 6 mesi di preavviso, io dico, caro... Tu che vivi vendendo le cassette di Totò, i frigoriferi a 5 euro e che hai una figlia che ha 10 figli per non farsi arrestare 10 volte, hai 6 mesi di tempo per trovarti una casa. Posto... Se entro 6 mesi di tempo ti sei trovato una casa, pacca sulla spalla e bravissimo. Se no, rado al suolo quella schifezza, no, e la tu vai da un'altra fuoco parte del mondo. Scusi, a rompere le scatole. Allora, due obiezioni le pongo. Ma anche tre. Se lei... rade al suolo quella casa, lui in 6 mesi... Ma guarda, quello che fanno all'estero, però me lo faccia dire. Lei gli dice, io ti rado al suolo questa casa, trovatene un'altra. Lui non se la trova, ok? Dopo 6 mesi lei va là e, diciamo, a forza lo porta via, passa la ruspa. Perfetto. Questo signore, dopo, che fa secondo lei? Scommettiamo che questo signore la casa se la trova e non sta in mezzo a una strada? Secondo me non scommessa. Secondo come me fanno? Non si trova una casa. Mi perdoni, ma rifacendoci all'esperienza... In Italia sono 180.000. Di questi 180.000, 140.000 vivono nelle case, lavorano con la stessa dignità mia, pagano le tasse, mandano i figli a scuola. Se l'hanno fatto in 140.000, perché dobbiamo continuare a fare la figura dei fessi con gli altri 40.000 che campano a scrocco in troppe occasioni? Cartello 31. Non è possibile. Me lo faccio vedere. Cartello 31. I rom in Italia. In Italia vivono circa 180.000 persone di origine rom o sinti. Di questi il 50% è nazionalità italiana, il resto proviene probabilmente dalla Romania, dall'ex Jugoslavia oppure apolide, una figura che vuol dire che non ha un passaporto fondamentalmente. Nei campi vivono 40.000 persone, 1 su 5 del totale. 4 rom su 5 alloggiano in case di muratura, lavorano o studiano. Noi stiamo parlando, perfetto, di quel rom che non vuole rientrare. Ecco, lei l'ha mandato via. Quel rom su 5 che ancora non lo fa a vivere da persona civile. Ma lei dice, come diceva prima per le tasse, scommettiamo che tutti pagano. Ora dice, scommettiamo che quei rom si trovano una casa. Io invece le dico che in base all'esperienza che abbiamo qua a Roma, i campi vengono liberati, anche rase al suolo. Dopo un mese tornano sullo stesso campo. Perché siamo un paese poco serio, perché sanno che possono farlo. Vai a fare...
Vai a costruire una casetta abusiva in un parco in Svizzera o in Austria o in Francia. Ma in Svizzera, conti in Austria e in 10, Francia... Hai finito di avere la casetta abusiva. Ma lo sa lo che fanno là... in Italia perché sanno che in Italia chiudi un occhio. Il Tribunale dei minorenni. Ci sono decine di migliaia di minorenni italiani portati via ai genitori perché sono in difficoltà economica. Morire che io abbia visto un giudice minorile in uno dei campi rom a portare via uno di quei bimbi sfruttati, seviziati, abbandonati al campo al freddo da quelli che non sono genitori. Andiamo a fare un sopralluogo in questi campi rom per salvare quei bambini? Diciamo, questo è vero, no? Il punto è che all'estero liberano i campi e forniscono delle abitazioni. Lei sarebbe disponibile a lavorare con i comuni per trovare delle abitazioni a Roma? Ora mi dice, prima troviamole agli italiani? Ma no, sulla stessa linea degli altri. Se lei mi dice, diamo le abitazioni prima ai Rom, no. Diamo le abitazioni dopo ai Rom, no. Devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri. Ma se lei gli ha buttato giù il campo... Non un diritto in più... Ma non un diritto in meno. Ma mi perdoni, onorevole, se lei gli ha buttato giù il campo e questi stanno, vagano per la città, creando probabilmente anche altri problemi, no? Siccome ma non lei rispetta sa quanti la casa... italiani stanotte dormono in macchina? Tantissimo. Lei sa quante decine di migliaia di italiani per bene, dignitosi, in difficoltà, stanotte dormono in macchina? Io mi devo preoccupare i 40.000 rom quando c'ho della gente di 70 anni che dorme in macchina. Mi perdoni, sti 40.000 onorevole. Hanno rotto le scatole, si adeguino al vivere civile. Ma io arrivo a dire che possono aver rotto le scatole. Io non le sto dicendo troviamogli casa. È lei che dice buttiamogli giù la casa e scommette che se tra la trovano. Tra 6 mesi. Tra 6 mesi. Ma quelli non se la trovano. Mesi, sono buono. Allora, lasciamo aperto il tema. Io la ringrazio perché l'abbiamo tenuta oltre il tempo che ci aveva indicato. Vi abbraccio e salutatemi caramente il ministro Alfano, che è un sta ministro per arrivare, le porteremo i saluti. In bocca al lupo per tutto e complimenti per il risultato. Grazie. Arriva Alfano, vediamo cosa gli dice, ma prima pochi minuti di pubblicità, pochi. Diamo il benvenuto al ministro degli interni, Angelino Alfano, buonasera. Salve. Benvenuto di martedì. Buonasera. Diamo il benvenuto anche a Virman Cusenza, il direttore del Messaggero, Francesca Schianchi della Stampa. Buonasera. 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 E sempre con noi Sergio Cofferati e diamo il benvenuto a Maurizio Belpietro in collegamento da Milano Libero. Buonasera direttore. Buonasera. Allora, ora parleremo di tutto, ma... abbiamo parlato da poco con Salvini, intanto una scoperta a vederla, perché lui diceva dal 1° giugno voi non esisterete più, invece è ancora in piedi. Ma è un portasfiga di professione nei nostri confronti, perché ogni volta che ci sono le elezioni dice che il giorno dopo non ci siamo più. In realtà ci siamo, secondo l'analisi del Sole 24 Ore di oggi, abbiamo preso insieme agli amici dell'UDC oltre 400.000 voti, più voti delle europee, sì, e più una percentuale maggiore anche delle elezioni europee, quindi Salvini si può rassegnare. Del resto... Sa di cosa non si rassegna? Eh. Di come lei gestisce il fenomeno dei Rom in particolare, degli immigrati no, guardi, più dei in Rom, generale? Rom con me non ha mai parlato. Io un impegno ho preso dopo l'omicidio di Roma, perché è stato un vero e proprio omicidio che hanno ammazzato con la macchina quella ragazza, quella donna filippina, ho detto li prenderemo e in pochi giorni li abbiamo catturati e li abbiamo arrestati. Maurizio Belpietro, basta questo? Basta questo per tranquillizzare chi... Credo che non basti questo per tranquillizzare chi si sente insicuro in casa propria. E certo Alfano dice noi siamo ancora qui, però bisogna riconoscere un fatto, c'è un solo partito che davvero guadagna voti e questo partito è la Lega, cioè tutti gli altri li hanno persi i voti alle elezioni, poi ci si può giocare, dire, insomma, la sostanza è questa. Dice Alfano, ma forse perché ne avevano pochi prima. Ministro, e, vabbè,
Io non mi voglio mettere su questa strada, diciamoci la verità, lo sappiamo tutti che è l'unico partito che ha guadagnato voti è la Lega, e la Lega guadagna su questo argomento. È evidente che non basta la risposta finora data, non dico sui Rom, ma in generale sugli immigrati, una qualche risposta dovrà essere trovata, e aggiungo di più e chiedo al ministro Alfano. Lui rappresenta una forza politica che sta al governo, ma sulla quale si scarica, proprio per il ruolo che lui ha, si scarica il malcontento di una parte degli italiani, perché la gestione degli immigrati non contenta tutti gli italiani. Il Presidente del Consiglio sta un passo indietro e cerca di guadagnare, di capitalizzare invece il favore degli italiani sulle riforme. Fino a quanto può durare questo gioco? In sostanza, fino a quanto Alfano sarà disposto a fare da San Sebastiano prendendosi tutte le frecce mentre qualcun altro invece cerca di prendersi gli applausi? Ministro Alfano. Mi pare che le parole del direttore del Belpietro siano talmente chiare da giustificare una risposta chiara. Noi siamo stati in questo governo perché in questo governo, cioè al governo con il PD, aveva portato l'intero centrodestra, l'aveva portato il PDL Silvio Berlusconi. Quando lui ha deciso di fare un'altra strada, noi abbiamo detto che era pericoloso per l'Italia e per gli italiani, e crediamo che quella scelta abbia salvato l'Italia, se no sarebbe nelle mani di Grillo. Questa me la metto come medaglietta puntata al mio petto. Il punto che lui dice sì, le chiedo di essere breve sulla politica, perché le voglio fare una domanda. Il punto che il direttore pone è fino a quando noi possiamo, anche sul tema dell'immigrazione, stare al governo. Noi crediamo di avere fatto più e meglio di quanto chiunque abbia fatto prima sull'argomento, perché stiamo affrontando sulle mie spalle un tema di proporzioni epocali e internazionali. Ma mi dice perché noi le stiamo... non funzionano no, dal un attimo, suo punto di parlando, un attimo, stiamo parlando della... No, lo so, ma io la porto stiamo, a concreto. No, ma lei mi fa parlare di... Lei mi fa parlare di Salvini. Fra l'altro c'è un dettaglio. È una guerra asimmetrica tra me e Salvini. Perché? Perché lui fa trasparire nei miei confronti una specie di antipatia personale. È come se, allora, in Sicilia si dice la fissazione è peggio della malattia. Lui è fissato con me, io non so perché. Però perché sa cosa ha di molto. No, perché la guerra è asimmetrica? Perché io non ce l'ho con lui, non mi fa manca antipatia sul piano personale, lo ritengo uno con cui difficilmente io posso andare d'accordo per i suoi valori, per le cose che pensa e per quello che dice. Guardi, però è talmente fissato con me che è venuto nella mia città ad Agrigento e ha detto: io qui arriverò al ballottaggio perché siamo tutti contro Alfano, e la ruspa è passata sopra di lui e abbiamo vinto con un nostro candidato con il 60%. Allora, ora chiedo aiuto anche agli altri colleghi. Al primo turno e abbiamo vinto anche essendo il mio partito la prima lista della città. Ma lasci, Ministro, abbiamo però parlato stavo facendo delle un discorso elezioni. Serio, perché mi ha fatto di nuovo parlare di Salvini? Non voglio che parli di Salvini, io voglio che risponda a una sua obiezione. Lui dice: se ci fossi io al posto di Alfano, io con le ruspe porterei via i campi Rom e risolverei il problema. Mi dice, secondo lei, perché questo non risolverebbe il problema? Ma ci sono, o guardi, lo può io fare? Poi, devo essere, al tempo stesso devo essere onesto. Al di là di due battute del weekend elettorale a causa dell'incidente stradale, sul tema dei Rom Salvini non ha mai polemizzato con me, perché sa bene che si tratta di competenze dei comuni, i sindaci, è tutta una vicenda che riguarda essenzialmente i sindaci, e io ero in debito di una risposta sull'immigrazione al direttore Belpietro, se me la fa dare. Perché ci tenevo, perché la sua era una domanda politica. Non è che molto fa il importante. Vago sulle ruspe. Che cosa vuole che le dica sulle ruspe? Io credo che qualunque persona di buon senso sa due cose. La prima, gli italiani sono stanchi di vedere degli accampamenti in cui non si rispetta la dignità e il vivere civile, e gli italiani sono stanchi, e quindi una soluzione va trovata. E la seconda questione è che il grande popolo italiano, lo dico nella giornata della festa della Repubblica, non vuole ammazzare nessuno e non vuole vedere morire nessuno, e quindi non credo che le soluzioni di Salvini siano quelle giuste, però è un tema che va preso in mano. Ma per onestà devo dire che non è stata l'oggetto
non è stato l'oggetto della polemica. Ci tenevo a dare, lei non mi fa rispondere. Sulla gestione globale dell'immigrazione. No, ma si dovrebbe lamentare il direttore Belpietro, non io. Io sono, come dire, lineare nel provare a rispondergli. La domanda del direttore Belpietro era: tu ti stai prendendo sulle tue spalle il peso dell'immigrazione. E Renzi non ne parla Renzi mai. Renzi prende invece la luce sull'economia o su altre questioni fino Ora a quando? Se la prende. Fino a quando? La mia risposta è: noi siamo in questo governo, abbiamo realizzato tanti obiettivi di centrodestra. Abbiamo fatto la responsabilità civile dei magistrati, eliminato l'articolo 18, abbassato l'IRAP, le detrazioni sulle scuole paritarie, tantissimi obiettivi. Sulle riforme stiamo realizzando il modello di Stato che abbiamo sempre predicato di volere nei decenni passati. Abbiamo confermato in questo turno elettorale che mentre tutti gli altri sono calati, noi non abbiamo perso voti. La mia idea qual è? Finiamo le riforme costituzionali l'anno prossimo, perché l'anno prossimo si conclude il percorso delle riforme costituzionali. Mancherà più di un anno al voto, guarderemo il centrodestra, se ancora in campagna elettorale prenderemo insulti, Salvini farà tutto quello che fa, dovremo prendere atto che non è possibile. Se no avrete se avuto no. ragione voi. Però posso... Chianchi e Cusenza, ma su un altro argomento che preme l'economia, Paola Baruffi e la Grecia. Poi... Ministro, la televisione italiana. Tutta quella strada dall'Italia solo per me? Sono profondamente onorato. Come vanno le cose in Grecia? Oh, non vedi? Brillantemente bene. Come vanno le cose in Italia? Pensa che troverete in tempo i soldi da restituire per rimanere nell'euro? La domanda è se l'Europa ha intenzione di rimanere nell'euro. E cioè come ci dobbiamo organizzare per stare insieme come europei, questa è la domanda. E questa è una questione molto pertinente anche per l'Italia. Ma ora mi devi permettere di andare a casa. Ho avuto una lunga giornata. La giornata è stata lunga perché trovare un accordo per ripagare il debito non è semplice. I soldi non ci sono e la situazione, tanto brillante, non è. Negozi chiusi, disoccupazione e valore delle case al minimo. Due stanze, 48 metri quadrati, 29.000 euro. I prezzi sono dimezzati rispetto a prima della crisi. C'è l'IMU, come si chiama? L'IMU. Si chiama Enfia, che questa era una delle promesse di Syriza prima delle elezioni, che avrebbe abolito questa tassa sulla proprietà. 32 metri quadri, 144 euro. All'anno? All'anno, sì. Che non è poco. E loro hanno detto che l'avrebbero tolta, però per ora c'è sempre. Per ora c'è sempre e vediamo in che cosa si sarà trasformata. Propongono una cosa, poi la ritirano, poi ne propongono l'altra, poi la ritirano. In attesa di recuperare i soldi da qualche parte, il governo pensa di aumentare l'IVA, specialmente quella sui servizi turistici, l'unica attività che veramente funziona nel paese. Si può fare una crociera in tre isole, Egina, Poros e Idra. 50 euro persona, pranzo incluso. Sì, sì, incluso. Adesso siamo al completo. Facciamo di tutto per tenere i prezzi bassi. Se alzeranno l'IVA, che cosa succederà a questi prezzi? Hanno calcolato che se l'IVA verrà aumentata, 200.000 persone perderanno il loro posto di lavoro. Lo stipendio di una persona qui è quanto può essere? Lo stipendio base di un neoassunto è di 586 euro lordi al mese. Significa 490 netti. Una settimana fa, il ministro delle Finanze, Yanis Varoufakis, ha annunciato di voler mettere una tassa sul prelievo dei contanti al bancomat per incentivare i pagamenti con le carte di credito. Risultato? In poche ore sono stati ritirati 300 milioni di euro. E allora siamo andati a un bancomat a vedere che cosa sta succedendo e dalle ricevute anche quanti soldi sono rimasti sui conti correnti. Questo ne ha prelevati 160 e gliene rimangono 3.000. Questo ha prelevato 900 euro. 840 euro è più di quanto gli rimane, gliene rimangono 691. Questo signore ha prelevato 50 euro e gliene rimangono 8,50 sul conto. Prende 50 euro e gliene rimangono 6,92. Questo signore è in rosso. Meno 97 centesimi. Si calcola che l'evasione fiscale in Grecia sia pari a 76 miliardi di euro. E pensare che non sanno dove trovare 1,5 miliardi da restituire al Fondo Monetario Internazionale entro giugno. E i trucchetti degli evasori sono sempre gli stessi, quelli che conosciamo bene anche noi. Lo sa di chi è? L'armatore greco.
di un greco. Ma batte bandiera, un'altra bandiera però. È normale. È normale, dice, perché sì. Per non pagare le tasse. Non si dice. Non si dice. Sergio Cofferati in collegamento da Strasburgo, io non so se lei può vedere il grafico, comunque glielo racconto, cartello 20. Allora, questo grafico mostra l'andamento del PIL reale, cioè al netto dell'inflazione, tra il 2009 e il 2014 in Italia, nei paesi del G7 e nell'Eurozona. Vi facciamo vedere, cioè, qual è la crescita in termini dell'effettivo potere di acquisto, quindi è più significativo. Guardate, tutti crescono, l'Italia è l'unico paese in cui diminuisce. Allora io, Sergio Cofferati, non le chiederò della Grecia, che è il tema che affronteremo più tardi, cioè ci preoccupiamo di sapere se esce la Grecia, se rimaniamo noi gli ultimi. Mi dice o può dire direttamente al ministro Alfano quali sono gli errori che il governo sta commettendo sul fronte della gestione dell'economia? Ma intanto prendo atto, però voi fatemi una cortesia, ditelo a Renzi, che Alfano sostiene che questo governo ha fatto solo scelte e politiche di centrodestra, abbastanza significativo. Poi il governo italiano non ha una politica economica che stimoli in alcun modo la crescita. In Europa ha accettato passivamente l'idea del rigore. Al di là delle tante parole un po' propagandistiche spese, anche durante il semestre italiano non c'è stato nessun cambiamento nell'orientamento di politica economica dell'Europa. E senza un'Europa in grado di crescere o di crescere uniformemente, ovviamente anche l'Italia è penalizzata. Poi in Italia l'unica cosa che hanno fatto è stata quella di rendere ancora più flessibile il mercato del lavoro. Traduco, togliere diritti alle persone che ne avevano senza darli a chi ancora prima. Il risultato è davanti agli occhi di tutti. Enfatizzano dati e numeri sull'occupazione, in verità sono solo la sostituzione di contratti con altre forme incentivate dal governo. Non c'è un posto di lavoro nuovo. Dico ad Alfano di fare molta attenzione, non lui, ma insomma il governo, nei ministri che hanno titolo e dunque per questo anche diritto a parlare, di non raccontare a un paese che non c'è. Se continuate a dire agli italiani che le cose vanno bene, poi gli effetti sono quelli del grafico che avete lì davanti. Ministro Alfano, la loro attenzione, la loro sensibilità verso le istituzioni. Prego, dite, ministro Alfano, una replica veloce. Ci sono milioni di persone che hanno perso potere d'acquisto nel corso di questi 8 anni e voi gli dite che adesso le cose vanno bene. Quelli pensano che state scherzando. Alfano, noi... La ricetta non è mica dire che tutto va male, la ricetta non è neanche quella di creare un clima ancor più depresso di come lo si è trovato durante questa crisi. Io vorrei dire con grande chiarezza che noi abbiamo vissuto e siamo stati dentro una crisi economica che è durata di più delle guerre mondiali. Noi non abbiamo sentito il rumore delle bombe, ma abbiamo sentito il rumore delle saracinesche che si chiudevano, dei nostri commercianti, dei nostri imprenditori, e non si rialzavano più. Questo è il rumore che abbiamo sentito in questi anni. È vero che questa crisi era pure per gli altri, e vi rifaccio vedere il cartello 20. Sì, ma noi abbiamo avuto, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista strutturale, una situazione precedente ancora più grave, e al netto di tutte le discussioni che si possono fare, alcune scelte importantissime noi le abbiamo fatte, e cioè avere eliminato l'articolo 18 e reso più flessibili i contratti, altro che se non ha incentivato o incentiverà le nuove assunzioni. Avere applicato la ricetta che noi abbiamo chiesto che fosse applicata, avere applicato la ricetta che noi abbiamo chiesto che fosse applicata, cioè zero tasse sulle nuove assunzioni, è un qualche cosa che al netto ha prodotto, secondo i dati Istat, oltre 200.000 posti di lavoro in più ad avvio di questo anno, Cofferati. Ma non sono da... E l'Istat solitamente... Non lasci replicare, così vi confrontate, che è bello vedervi insieme. Cofferati. Quando dicevo che c'è propaganda profusa a piene mani, proprio a questo mi riferivo. Non ci sono nuovi posti di lavoro, Ministro. C'è semplicemente la sostituzione di contratti che esistevano con altre forme contrattuali, perché le avete incentivate fiscalmente. Ma la cosa che è, scusi, la cosa che... Poi dir Manzuseno, poi Francesca Schiacchi. Non c'è un'azienda che assume perché può licenziare. Nel momento... Le aziende assumono quando
hanno la possibilità di lavorare perché c'è domanda. Voi la domanda non l'avete stimolata, il grafico ce l'hai lì. Guarda. Allora, Alfano, una replica. Se quel grafico è lì, Cofferati, poi torniamo a lei. Se quel grafico è lì, probabilmente è perché Cofferati e le ricette della CGIL hanno impedito di rendere più flessibile il mercato del lavoro 13-14 anni fa, quando lo volevamo fare noi, e se l'avessimo fatto allora forse le cose sarebbero andate meglio. Allora Cofferati, mi aspetti. Queste sono argomentazioni datate e la vischiosità del passato, ecco. Secondo Alfano. Francesca Schianchi, ma politicamente 18, l'economia italiana cresceva. Noi oggi ci troviamo subito dopo la non applicazione delle nostre ricette a causa della vostra opposizione con quel grafico. Secondo me Francesca è più facile Schianchi, dire prego. Che è responsabilità ministro... anche di un sindacato che ha impedito quelle riforme. Schianchi. No, ministro, io sento certo, che lei sta difendendo le ricette. La politica non c'è. No, c'entra anche la politica, non però continuate non, è tra per, voi, non è che per 15 anni, non è che per 15 anni voi dite sempre le stesse cose, l'andamento dell'economia peggiora e voi ritenete che il conservatorismo, mantenere tutto così davanti com'è, salva il paese. Ministro, io credo che non sia davanti così. Davanti a te Francesca Schianchi che le fa una domanda. No, prego. Ministro, io vedo che lei sta difendendo le scelte del governo. Ieri no, perché un senatore sono anche, del suo... No, scusi, non è che le sto difendendo perché sono un deputato di maggioranza. Io sono il principale contribuente, a parte perfetto. Il PD, al sostegno di questo governo. Perfetto. Non sono ma un la esterno. Mia domanda è, siccome ieri un senatore autorevole del suo gruppo, del suo partito, il senatore Quagliariello, ha detto o si cambia l'Italicum mettendo il premio alla coalizione, oppure dobbiamo ragionare la nostra permanenza al governo, facendo quindi capire, poi l'ha spiegato anche in serata, che insomma o avete il tempo di o avete il premio alla coalizione, oppure se il premio alla lista dovete avere il tempo insomma, di ricostituire non si un centrodestra, cioè non potete fare con Renzi fino al giorno prima e il giorno dopo andare alle elezioni la domanda... E quindi la domanda è ma voi rimanete al governo o dovete fare una riflessione se uscirne? Molto la domanda... breve. Sì, è molto breve e richiamo quello che ho detto prima. Noi siamo come vocazione, come natura persone di centrodestra e alternative al Partito Democratico. Non vediamo il nostro destino, il nostro futuro con il Partito Democratico. Ma oggi rimanete e dunque, quindi... come ho detto poco fa, noi vogliamo rimanere, completare il percorso delle riforme che si completerà l'anno prossimo, dopodiché valuteremo. Quindi se l'anno prossimo abbiamo un obiettivo. L'anno prossimo noi abbiamo un obiettivo, e cioè quello di vincere dal lato dei riformatori il referendum costituzionale, perché abbiamo diminuito il numero dei parlamentari, cambiato il sistema di Stato e di governo. Ascoltami, e vogliamo vincere senso. E vogliamo vincere il referendum. Fatto il referendum, cambiato il sistema costituzionale si italiano che è unico. Facciamo il punto. Fate il punto su come è andata. E su come facciamo, scusami, e su come facciamo quelle valutazioni, poi se mi dà 10 secondi Floris. Molto posso... volentieri. Virman Cusenza, a Roma il problema Rom è esploso. Ah, beh, sì, diciamo è la capitale purtroppo anche di questo problema. Io però volevo chiedere appunto al Ministro perché il governo finora, non sull'immigrazione dove oggettivamente uno sforzo c'è stato e spero che seguano anche i risultati, però sulla questione dei Rom... Invece non c'è neanche un'impostazione, perché c'è semmai un atteggiamento un po' pilatesco che a mio giudizio ha portato via i voti al PD, a voi, e ha ingrassato invece quelli di Salvini. Ora, sui Rom, qual è la posizione del governo? C'è una direttiva europea che dice che bisogna chiudere i campi Rom. Ci sono dei sindaci come Marino che propongono invece di dare la casa ai Rom. Lei non crede che ci sia oggettivamente una mancanza di risposte, cioè una direzione univoca da indicare anche appunto ai cittadini per dire questo problema lo vogliamo risolvere e in modo specifico così? Qui non è né un problema di Ponzio Pilato e neanche di Scaricabarile, ma ci sono delle competenze specifiche dei sindaci, quindi io non ho voluto Lei è d'accordo utilizzare... dalla Casa di Rom, per no, esempio? No, lei è d'accordo? No, io sono d'accordo sul fatto che con i sindaci occorre vedersi, trovare una soluzione. La soluzione deve essere tale da rispettare i limiti di civiltà e i nostri doveri di civiltà, ma al tempo stesso raccogliere ma la che protesta. Vuol dire? Lei ha e un noi dobbiamo... cosa gli... noi, noi un sindaco al sindaco... Di... Al sindaco La prima cosa che io direi a un sindaco è se c'è un campo che crea insicurezza nelle zone circostanti, se c'è un campo che crea ulteriore appesantimento a un quartiere già appesantito, tu quel campo non lo puoi tenere e lo devi chiudere. Io questo direi a un sindaco. Mi scusi, i sindaci le rispondono che in realtà l'Europa dice di chiudere i campi Rom. Quindi il governo che pensa di questo? Noi abbiamo con grande chiarezza sempre detto che per noi i campi Rom, quelli non
non autorizzati, quelli abusivi, vanno chiusi. E dove io li mettono? Dove li portano? E lì occorrerà che i sindaci trovino la soluzione. Noi no, io non faccio il sindaci, io faccio il ministro dell'interno. Però nel momento in cui, il caos nasce proprio da questo, cioè il fatto che in questo è un problema che viene delegato ai sindaci e ogni sindaco c'è Scusi, non è che c'è un meccanismo per cui il ministro dell'interno è il responsabile omnibus di tutto quello che succede in Italia. Allora, qua c'è una responsabilità dei sindaci. Io convocherò i sindaci e i sindaci rispondono ai loro cittadini di quello che fanno. Io concorderò con loro una soluzione che compete a con loro. Ogni sindaco diverso. No, c'è l'ANCI, io no. Non è quelli che in generale. Io ho l'interlocuzione con l'associazione dalla parte c'è Salvini e dice io passo la ruspa sui campi, cioè. Dalla parte c'è l'Europa che dice chiudete i campi Roma e noi siamo, dall'altra parte, ci sono i sindaci, dategli le case. Da che parte state voi? Noi certamente stiamo dalla parte della legge. I campi Rom che non possono stare aperti devono essere chiusi immediatamente. Quelli che non possono stare e aperti dove li portano? E lì bisognerà trovare delle soluzioni abitative nelle nostre città in modo tale che i sindaci si assumano la responsabilità di dire dove li mettono. Non è che io faccio il presidente delle case popolari di Torino. Ma non sarebbe stato opportuno, per esempio, cioè, anche in questo filone immigrazione che avete anche allora, affrontato con coraggio, ci siamo, no? Di prevedere anche un capitolo a parte sui Rom, perché è inutile che le ipocrisie in Italia sono, come sappiamo, dominanti, ma c'è un problema di sensibilità ai cittadini che ormai riguarda in modo trasversale la destra come la sinistra. Replica Alfano, brevissima, perché quindi dico, non è il caso di prevedere un capitolo Rom all'interno del tema immigrazione. Io Cusenza, il tema immigrazione è ovviamente un tantino diverso dal tema Rom, però la soluzione che io darò è: si incontrano i sindaci, con i sindaci c'è l'assunzione di responsabilità, dicano loro come intendano risolvere il problema nella loro città. Io mi occupo di sicurezza e di ordine pubblico. Se rileverò che ci saranno ulteriori problemi per la sicurezza e l'ordine pubblico, dovrò ulteriormente intervenire e lo farò senza nessuna timidezza e nessuna in prudenza. Questo avanti e dietro tra i temi. Ecco, in questo avanti e dietro tra i temi che abbiamo toccato, lei ha un quadro da offrire a Alfano su come sta gestendo l'economia il suo governo? Ma il quadro è semplice, basta guardare i dati. Il debito pubblico è aumentato, le tasse sono aumentate, la disoccupazione aumenta, mi pare che non ci sia nessuna soluzione. A questo punto, siccome l'economia è il tema chiave forse di qualsiasi campagna elettorale, forse il governo dovrebbe fare una seria riflessione e pensare a dare una risposta a questi problemi. Io non credo. Non mi pare neanche che ci sia stato un taglio alle auto blu, bastava vedere la sfilata di auto blu proprio di questa mattina. Alfano, ma molti sono NCC, prego Alfano. Sì, voglio. Il taglio alle auto blu c'è su tutti i siti, ma non voglio entrare in questa polemica, lasciamo perdere. La cosa è sull'economia, però non si può negare, e anzi io voglio affermarlo con forza, noi abbiamo tolto 6 miliardi di IRAP, quella che noi abbiamo sempre chiamato l'imposta rapina, 6 miliardi di IRAP sono state eliminate, eliminando il costo del lavoro dal computo del costo del lavoro, dell'IRAP, è stato tolto il costo del lavoro, era una battaglia che avevamo sempre fatto, lo chieda a tutti, anche agli imprenditori che lei frequenta, se nel 2015 avranno pagato meno IRAP, 10 miliardi li abbiamo dati con gli 80 euro, sa da dove abbiamo preso questi soldi? Non aumentando altre tasse, ma tagliando la spesa pubblica, questo c'è in tutti allora, i bilanci e c'è in tutte le valutazioni. Vi porto a conclusione su questo argomento. Non è così, dice Belpietro, abbiamo modo di parlarne ancora, però adesso la pubblicità. No, non è così, basta guardare i dati definitivi, la pressione fiscale è aumentata. Ma la pressione fiscale è 43,5%, quindi evidentemente non direttore, è calata, scusi, la direttore, lei, lei aggiungo come, di più, lei come, la spesa pubblica è aumentata. Come lei sa benissimo, la pressione fiscale è un rapporto, e cioè il PIL che è il rapporto alle tasse. Beh, uno paga quindi quei soldi problema, che ha, però non il è problema, che si può inventare. Quindi non sono aumentate le tasse. Cofferati, li aiuta lei a chiudere?
Cofferati, li aiuta lei a chiudere? Vi chiedo veramente di essere breve. Ma le dicevo prima, se si racconta un paese che non c'è, diminuisci la pressione fiscale sulle aziende e l'aumenti sulle persone fisiche. Ma non questo è fa ma calare non è la capacità di spesa e di consumo delle persone, l'economia va in basso. Ma come così, si può non dire... c'è un posto di lavoro nuovo. Ma come si non può... siete stati in grado di avere un progetto e di fare investimenti in grado di stimolare ma... alcuni settori produttivi, ad esempio. L'idea è che se lasci libere le aziende di fare, e questa è la filosofia del mercato del lavoro, automaticamente l'economia cresce. Non è così. Ma sono nessun cose Alfano ci dia un quadro definitivo, poi mi chiedere di interrompere. Siamo ultimi in Europa. Cofferati, ahimè, ha vinto dicendo ha vinto la sua battaglia. Cofferati ha vinto la sua battaglia nel 2001, 2002, 2003 dicendo queste cose e in ragione del fatto, e proprio per il fatto che hanno vinto le sue idee, che hanno vinto le sue idee, che tutto è rimasto com'è, le cose dopo sono andate peggio. E la cosa... Adesso vi dico io cosa succede, ringrazio i nostri ospiti. E poi, un attimo, sulle persone fisiche, Floris, scusi. Lo vada a dire a quei 12 milioni di italiani che hanno preso 1000 euro in più attraverso gli 80 euro al mese. Quelle persone lì l'hanno ora ne parliamo, ma sapete con chi? Pubblicità. Arriva la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Piccola pausa, piccolissima. Diamo il benvenuto alla Presidente della Camera, Laura Boldrini. Buonasera Presidente, buonasera. Grazie di essere venuta di martedì. Grazie. In pieno buonasera. 2 giugno poi. Già. Festeggia con noi il 2 giugno. Sì, festeggio il 2 giugno, un bel 2 giugno. Perché è una data importante? Festa della Repubblica e poi, voglio dire, è la prima volta nel 46 che le donne votano. Quindi mi pare bellissimo ricordarlo. È bellissimo ricordarlo, ci torneremo. Io però con lei faccio un passo indietro per ripercorrere un po' i temi di tutta la puntata. Allora, sì. L'astensionismo, un aumento del 10% rispetto al 2010, secondo lei perché la gente vota meno? Ecco, questa infatti è la grande, come dire, notizia di queste elezioni e quello che ci dovrebbe veramente preoccupare, è un allarme quello che è uscito fuori dalle urne, no, in queste elezioni. La gente vota di meno purtroppo perché non ci crede più nella politica, perché non ha più quella motivazione, quella spinta, quella speranza. Perché e questo è grave, questo è un allarme, questo è molto grave. Perché non ci crede più? Ma... non credono in... nei loro rappresentanti o nella possibilità di risolvere i problemi? Qui ognuno dà la propria interpretazione, Floris. Io penso che le persone ci credano sempre di meno perché non vedono o comunque non hanno la percezione che la politica può cambiare in meglio la loro vita. E allora non si spiega che cos'è questa politica, perché alla fine... cioè, lei sa uno che quando... ci crede quando capisce che se va a votare può fare la differenza, no? E può vivere meglio. Allora, io ritengo che valga sempre la pena di andare a votare, perché comunque sia saranno altri che decidono per te. E la politica è troppo importante per lasciarla ad altri, troppo importante. Però sa com'è cambiato il tempo, no? Com'è cambiata la nostra epoca. Una volta avremmo potuto motivare le persone in base a degli ideali, a dei valori. Adesso forse lei, che vede passare così tanti atti davanti ai suoi occhi, così tante discussioni, votazioni... le è venuto in mente che ci può essere una cosa che fa pensare agli italiani sì, me la posso cavare grazie sì. alla politica? C'è un provvedimento che può far saltare questo tappo alla partecipazione? Allora, intanto devo dire che partiamo dal fatto che la politica deve poter cambiare la vita delle persone. Nel concreto però, nel concreto. No? Allora, io penso che il problema più grande che oggi noi abbiamo sono le disuguaglianze. Negli ultimi... 30 anni nel nostro paese le disuguaglianze sono aumentate del 30%, cioè 3 volte tanto la media dei paesi europei. Lei dice ricchi europei. E poveri? Io dico che la forbice si è allargata, ci sono sempre più bene, persone che stanno peggio rispetto a come stavano prima, quindi c'è una classe media che è più fragile, si è indebolita e una classe più, come dire, più bisognosa che non ce la fa andare fino alla fine del mese. Dal suo punto quindi di la vista, politica, ecco. La politica che cosa ha fatto in questi anni se non si è accorta che bisognava dare delle risposte concrete a questo, bisognava ridurre questo divario, bisognava
dare segnali chiari su questo punto, perché se le persone vedono che la loro vita va sempre peggio, allora si sentono tradite dalla politica. Ma hai in mente una cosa? E però, dico anche una cosa, che io ritorno da un viaggio molto interessante, un viaggio istituzionale in America Latina. Tra i vari incontri ho avuto un lungo colloquio con l'ex presidente Lula. Del Brasile. Del Brasile. Che cosa ha detto il presidente Lula? Lui ha detto: per me la cosa essenziale era riuscire a tirare fuori più brasiliani possibili dalla povertà assoluta e dalla fame. Nel giro di 8 anni sono riusciti a tirar fuori dalla povertà assoluta 30 milioni di persone. Come hanno fatto? Che mangiano. Qual che è l'atto? Ecco, perché hanno concentrato la loro azione politica su questo punto. Allora, capisce quanto allora cambia la scena quando si danno le risposte, quando la politica cambia la vita della persona? Quando allora, dà la risposta. Diventa tutta un'altra cosa. Ma lei cosa, si è fatta un'idea, reddito sfida. Di cittadinanza, flessibilità allora, sul mercato del lavoro, io penso pensioni sociali? Penso che noi dobbiamo puntare a questo oggi. Dobbiamo tentare ogni cosa per riavvicinare i cittadini. E una di queste cose è ridurre quel divario, dare le risposte concrete a chi sta peggio. Come lo facciamo? Questa è la domanda. Bene, ci sono diversi modi per farlo, evidentemente. Ognuno ha la sua ricetta. C'è chi pensa al reddito di cittadinanza, c'è chi pensa a una politica fiscale più equa. Chi cioè c'ha di più mette di più e chi c'ha di meno mette di meno. Per esempio, aiutiamo le famiglie, per esempio, perché la natalità è bassissima in Italia, è un altro problema. Quindi ci sono misure mirate a migliorare la vita delle persone e questo secondo me dovrebbe essere la priorità politica per i prossimi tempi. Se vogliamo che quel 50% non aumenti ancora di più. Presidente, ci torniamo, apriamo un'altra parentesi. Le è mai venuto il dubbio invece che ci sia, che porta poca voglia di partecipare alla politica, il fatto che ormai ci si concentra su delle figure di leader singole, che ci sia un modo delle persone per cui dice beh, ci pensa Grillo, ci pensa Salvini, ci pensa Renzi, ci pensa chi altro possa uscire fuori, una volta ci pensava Berlusconi. Può essere che sia cambiato il modo di far politica e per quello, però questo è un po' come in tutto il mondo, la gente voti di meno. Allora, io penso che nella politica c'è bisogno di un punto di riferimento, di una figura leader. Questo non è un tabù, c'è bisogno di un leader. Detto questo, il leader è tanto più forte quanto più la società lo segue. Quanto più si porta dietro pezzi di società, perché da solo il leader può fare molto poco, secondo me. Ha bisogno della partecipazione di tutti. Allora, la delega non funziona a una persona, funziona se tutti quanti ci chiediamo che cosa possiamo fare noi, individualmente per il nostro paese, perché è comoda e non funziona dire ci penserà Tizio, ci penserà Caglio, ma qui c'è una crisi di sistema. Secondo lei? E ognuno deve fare qualcosa, quindi più c'è fette di società intorno al leader, più il leader è forte, più il leader quindi è solo si tengono insieme. E più il leader è debole. Ne abbiamo parlato con Nando Pagnoncelli, ma lei che idea si è fatta? Questa volta gli astensionisti erano a sinistra perché Renzi è troppo leader o perché è troppo centrista, o a destra perché è scomparsa la figura carismatica di Berlusconi? Lei che idea si è fatta? Ma diciamo che a vedere i dati, poi ci sono gli esperti che li leggono, certo. Ma insomma diciamo che in molti hanno perso, non c'è solo un gruppo, un partito che ha perso, sono in molti a aver perso. E il dato preoccupante è che sono milioni di persone che rispetto alle ultime elezioni non sono andate a votare. Quindi si è perso ovunque, secondo me, per una crisi di sistema, cioè non c'è più fiducia, non c'è più quella motivazione che ti porta a fare. Quindi non è che cosa c'è di sistema e di sfiducia? Che a 2 giorni dal voto esca fuori anche la commissione parlamentare dell'antimafia che ti dice guardate, questi non è che non sono votabili, questi sono proprio impresentabili. Le faccio vedere la scheda di Vixia Portel che ci fa vedere come la cosa neanche sia finita perché siamo solo all'inizio della questione impresentabili. Vixia Portel.
per fortuna che erano impresentabili, perché anche se ad essere eletti sono stati in due, hanno fatto il pienone di voti, 43.000 preferenze fra tutti e 16, senza contare lui, Vincenzo De Luca, a capo della coalizione scelta da quasi 1 milione di elettori in Campania, regione che adesso rischia di essere trascinata dritta dritta verso il caos. Vincenzo De Luca è stato condannato in primo grado per abuso d'ufficio. Dunque, in base alla legge, era sì candidabile, e difatti si è candidato, ma in caso di vittoria, ed è proprio questo il nostro caso, è ineleggibile, cioè non può diventare governatore. Neanche a dire che decade, borbottano gli oppositori, perché per buttarti giù dalla tua poltrona prima ti ci devi sedere. Invece lui, De Luca, sulla poltronissima di presidente non può sedersi proprio, almeno secondo la legge Severino, la legge che stoppò le velleità di Silvio Berlusconi e che finisce adesso per creare il putiferio anche in casa PD. Prima opzione, cari elettori, abbiamo scherzato. In base alla legge, Renzi dichiara De Luca sospeso dalla sua carica e la Campania resta senza il suo presidente, eppure senza il suo vice, visto che un non presidente non può nominare un vice. E in questo primo caso c'è già chi agita lo spauracchio di nuove elezioni. Oppure c'è l'opzione sbrigati che non ti vedono. De Luca potrebbe sfruttare il lasso di tempo in cui il giudice fa la comunicazione di sospensione al prefetto, il prefetto al ministro dell'interno e il ministro dell'interno al presidente del consiglio per aggrapparsi alla sua poltrona, nominare un vice e una giunta di fatto e aspettare che i ricorsi gli diano ragione. Terza opzione, un po' zen e molto italiana, chinati giunco che passa la piena. Passano 18 mesi di sospensione e De Luca torna in trionfo a guidare la regione. Ma qui entra in gioco lo statuto della regione Campania, secondo il quale il presidente deve aspettare la seconda seduta del consiglio per nominare il suo vice, cioè non meno di un mese, e nel frattempo la sospensione arriverebbe comunque. Quarta opzione, la battaglia dei cavilli. De Luca potrebbe, una volta sospeso, far ricorso e sperare che un giudice sospenda la sospensione. Quinta opzione, il sogno infranto di Silvio Berlusconi. Si potrebbe, ad esempio, cambiare la legge Severino. A quel punto servirebbe il passaggio e i voti del Parlamento, a meno che Renzi faccia un decreto ad hoc, una sorta di salva De Luca presidente, per salvare la poltrona in Campania, ma forse perdere la faccia. Insomma, c'è persino chi spera, ma questa parrebbe fanta giurisprudenza, che la Corte Costituzionale dichiari incostituzionale la legge Severino. Perché? Perché lederebbe l'articolo 1 della Costituzione, quello che dice che il popolo è sovrano. E se il popolo preferisce gli impresentabili, sia fatta la sua volontà. E così sia. Allora, non entriamo naturalmente in una questione che diventa giuridico-amministrativa, fermo restando che immagino che vicende del genere non avvicinino al voto. Appunto, avete messo dentro tutte le possibili ipotesi. Tutte le possibili ipotesi di un guaio in cui ci si è cacciati. Diciamo, invece io le vorrei domandare, una lista di candidati impresentabili pubblicati 2 giorni prima del voto, è normale? Allora, intanto parliamo di una commissione che ha un codice di autoregolamentazione, d'accordo? Un codice di autoregolamentazione che io ritengo essere giusto. Peraltro non era la prima legislatura, anche nelle precedenti legislature c'era questo codice. E questo codice è stato votato all'unanimità da tutti i gruppi, da tutti i rappresentanti nella commissione d'inchiesta dei gruppi. Quindi è stata fatta una cosa come da norma. Dopodiché i presidenti di Camera e Senato, lei sa, non possono interferire sull'operato, sulla gestione delle commissioni d'inchiesta. Quindi io mi asterrò da qualsiasi giudizio. Però quello che è successo, però, perché poteva succedere, però, non d'accordo. Se tutto. Ci sono delle regole e tutte le condividono, anche le conseguenze poi devono essere condivise, io dico. Dopodiché sul modo di gestione non entro, appunto. Esiste una questione morale anche nella sinistra italiana? Per tanto tempo si è detto Berlusconi, 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 ora che non c'è si scopre che la questione è un po' più ampia, no? Guardi, la questione morale esiste in assoluto nella società, perché se c'è un corrotto c'è un corruttore. Allora non diciamo cose strane, che una persona che varca Montecitorio si ammala di uno strano virus, mentre prima era sanissima, no? Allora, la politica è lo specchio della società, perché se noi vediamo anche gli ultimi scandali,
e non faccio una difesa d'ufficio perché, come lei ben sa, io sono insomma in questa posizione da 2 anni, ma voglio dire, se uno vede anche gli ultimi scandali, ci sono politici, ma ci sono rappresentanti delle imprese, del mondo produttivo, delle cooperative, diciamo che qui c'è una crisi di sistema che non salva nessuno. È troppo facile pensare che la corruzione esiste solo lì e tutti gli altri sono a posto. Non è così, Floris. Sa chi è andato bene a queste elezioni? Matteo Salvini è stato nostro ospite in trasmissione. C'era un tema che ha sollevato, che ha diviso il paese e fortemente: l'immigrazione e quello dei Rom, anche se non sono due temi legati, in qualche misura sono stati fusi. Andrea Scazzola. Ma io sono fascista, vuol dire che sì, io sono fascista, sì, ma non sono razzista però, non sono razzista, sono fascista. La gioventù si scaglia, voglia, chi vola, è il grido di battaglia. Prendiamo tutte le ricchezze ai Rom e ridistribuiamole ai disoccupati italiani. Quando ne vedo uno che mi si avvicina, gli dico: tu me devi stare lontano 1 chilometro, puzzi, fai schifo, mi attacchi le malattie, vattene via, se no ti ammazzo. Io faccio così. A che cosa ci servono? Ditemi, si vogliono integrare? Ma de che? Perché non avendo l'acqua, non avendo, che ci hanno levato l'acqua, abbiamo solamente questa fontana qua, che vengono a prendere tutti quanti l'acqua da questa fontana qua. Quando si riempie, leviamo il tubo, fanno la si lavano i vestiti, poi quando si lava la centrifuga si leva da solo l'acqua. Noi non siamo nomadi, noi non ci spostiamo, noi stiamo qua, io sono nato qua, ci sono vissuto, sono 21 anni che sto qua. Fanno questo, rompano quello, rubano, romba bene, ruba, non è che non ruba, ma non ammazza nessuno, rubano tutti, non solo noi Rom. Tutte le cooperative che si occupano dei campi fanno gli appalti, fanno da 1 milione di euro, 800.000 euro se li mettono in saccoccia, e gli altri 200.000 ci fanno il campo, ci fanno. Però dovrebbero fare il campo con 800.000 euro, lo dovrebbero fare attrezzato. Questa per esempio è una bella macchina. Sì, una bella macchina, ma guarda, una bella macchina. Perché di questa è una di commerciante che compra e vende. Compra e vende. Macchine. Quello... Paga le tasse, sì. Paga, certo. Meglio Renzi che Savilli. Da quanto è entrato lui solo c'è la parola in bocca. Ruspiamo i Rom, demoliamo i campi Rom, ma dove andiamo? Saluti a tutti i politici, grazie. Questo è stato un tema forte della campagna. Anche in trasmissione abbiamo avuto un confronto forte sul tema con il ministro degli interni, che dice: beh, le ruspe, ma quello ci devono pensare i sindaci. E Salvini che dice: io passo la ruspa, poi vedrai che casa se la trovano. Lei che idea si è fatta di questa vicenda? Io mi sono fatta l'idea che questa è una vicenda seria da affrontare seriamente. Sicuramente nessuno vuole vivere in quelle condizioni di degrado, tantomeno queste persone che vivono lì da anni. Ma bisogna trovare un'alternativa. Non credo che tenere queste persone in un modo totalmente degradato, perché le condizioni di vita sono terrificanti, possa aiutare la società a vivere meglio. Noi parliamo di una minoranza di 160.000 persone, più o meno. La metà di queste sono italiane. Parliamo di 80.000 italiani e 80.000 non italiani. I non italiani vengono quasi tutti dalla ex Jugoslavia e sono fuggiti a seguito del conflitto nei Balcani. D'accordo? L'altra metà sono italiani. Allora, noi dobbiamo chiederci una cosa. Che vogliamo fare? Li vogliamo sterminare? No, io me lo chiedo. Se non è questa la soluzione, allora dobbiamo trovare soluzioni concrete che sono più difficili, che sono più complicate, che non si risolvono con i colpi di scena. Sa e che... la soluzione concreta non può essere il campo. Non può essere il campo la soluzione però come concreta. Come fa a dire in un momento del genere dobbiamo costruire le case per i Rom, dobbiamo trovare le abitazioni per i Rom? Io dico prima che ci sono dei Salvini comuni. C'è stato un confronto. Io dico che ci sono dei comuni, Floris. Quando abbiamo toccato questo tema, sì. Salvini ha risposto: ma insomma ci stanno così tanti italiani che dormono in macchina, pensiamo a loro. Ma anche loro sono italiani. Il problema è questo, che
questa minoranza, la metà sono italiani, ma sono italiani, allora loro si sentono italiani. No, 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 non è me. Che si sentono italiani, sono nati da generazioni in Italia, sono una minoranza. Allora noi vogliamo dire che la nostra società non deve avere minoranze, che quindi queste persone devono essere uccise, non lo so, qual è la soluzione radicale? Ma io penso che il problema vada affrontato come in altri paesi europei, ad esempio. Guardiamo le buone pratiche. Come hanno fatto in Francia? In Camargue ci sono migliaia e migliaia di Rom. In Andalusia ci sono 600.000 Rom. E che fanno loro? Ecco, come andiamo a imparare. Studiamo il cosa fenomeno. Fanno che lavorano, fanno gli antichi mestieri. Vivono come tutte le altre persone. Hanno condizionato la musica, il flamenco. Hanno condizionato l'attività equestre. Lavorano con i cavalli. Fanno gli antichi mestieri che hanno sempre fatto e non sono marginalizzati. Allora io dico, la questione va affrontata con la conoscenza, con la programmazione, va affrontata seriamente, non alimentando la paura e l'odio, perché di questo non abbiamo bisogno. Chi sbaglia, Salvini? Allora, quando si dice chi sbaglia, io dico che sbaglia chi non vuole inquadrare in maniera organica e strategica questo problema. Che e se qualcuno dei Rom commette un reato deve essere punito, perché la responsabilità penale è individuale, non di un'etnia, non può essere di tutto un gruppo sociale, perché altrimenti noi diciamo, allora, se tutti gli italiani sono mafiosi, tutti gli italiani sono camorristi, noi condanniamo un popolo intero. Così non è e così non deve essere. Allora, Presidente. E così con i Rom. Chi sbaglia paga. Ma non condanniamo un intero gruppo sociale, perché questo è pericolosissimo. Però Salvini le direbbe, è facile trovare chi sbaglia dentro un campo Rom. Basta entrare con la finanza. Infatti la mamma di questi due ragazzi sembrerebbe essere stata lei a collaborare con le forze dell'ordine e a dire dove erano. Diamo quante una mamme chance. Sono disposte a fare questo? Lo ha fatto. Presidente, le devo fare due domande in chiusura. La prima è, si aspettava il 5-2 da parte del centrosinistra? Lei è esponente di una forza di sinistra, per quanto con un incarico istituzionale. Ma diciamo che era una delle ipotesi, insomma, si è parlato. Come le sembra, un buon risultato? Di più ipotesi, ma il risultato preoccupante, come dico, è quanti voti si sono persi. Non quanti voti se ne sono presi. Sono stati persi per strada e quanta gente ha deciso di rimanere a casa. Questa è la grande questione che ci dovrebbe far venire il mal di testa a tutti e capire come invece riconquistare queste persone che vogliono partecipare. E guardi, le dico una cosa, secondo me la partecipazione si può avere in tanti modi. Primo, bisogna essere credibili, bisogna essere trasparenti e puliti, primo. Secondo, bisogna lavorare sugli ideali, sulle prospettive, sulle visioni del mondo, della realtà, della società. Non Presidente. Si può abbandonare tutto questo come se fossero aspirazioni marginali. E allora chiudiamo sugli ideali. Mi faccia dire questo, perché oggi io vengo qui, dopo che il 2 giugno alla Camera dei Deputati, mi dice a che ecco, serve. Glielo dico, oggi noi abbiamo onorato e festeggiato i ragazzi del servizio civile, d'accordo? C'erano 800 ragazzi nell'aula di Montecitorio, ecco, seduti le vediamo mentre parliamo. Nei posti dove normalmente ci sono i deputati e le deputate. Questi ragazzi regalano un anno della loro vita agli altri, ai più bisognosi, li regalano all'ambiente, al patrimonio culturale. Allora, onorano la Repubblica questi ragazzi. E quello che hanno detto oggi a Montecitorio è che loro sono stati i primi a beneficiarne di questa esperienza, perché sono diventati più maturi, più consapevoli, perché hanno la dimensione di loro stessi e dei problemi della società e dunque vogliono partecipare. E questa è la politica. Partecipare, convincere i giovani a farlo. Presidente, grazie di essere grazie. Stata con noi. In bocca al lupo per tutto. Grazie. E buon lavoro davvero. Anche buon 2 giugno. Buon lavoro. Arrivederci. Per celebrare la festa della Repubblica abbiamo anche un regalo, una visita che abbiamo avuto l'opportunità di fare nelle splendide sale del Quirinale. Vediamo il Quirinale, ci sono delle parti che non sono mai state viste, poi molte persone non hanno mai visto cosa c'è dentro alla sede della Presidenza della Repubblica. Ringraziamo per questo il Presidente Mattarella che ci ha dato questa opportunità. Ci guiderà il consigliere per la conservazione del patrimonio artistico Luis Godard.
Scopriremo anche molte sale capolavoro e finora mai ripresi dalle telecamere, mai visitate dal pubblico. Vi chiedo solo ad aspettare qualche minuto, poi c'è Maurizio Crozza e poi entriamo al Quirinale. Giova! Ciao Giova, guarda che questo fine di stagione è bello, Giova. Perché entro 10 giorni sapremo tutto. Chi ha vinto le regionali, chi si aggiudica la Champions e quanto vendono la Grecia su Amazon. Dunque, per la Grecia ci sono già le offerte. Senti questa, Giova. Milano Mykonos, 150 euro, volo più isola, non si prenota al lettino in spiaggia, prendi proprio la spiaggia. È tutto organizzato. Se al check-in ti porti il notaio, fai anche il rogito. Il rogito! Io mi chiedo, Giova, come si fa a pensare all'Europa senza la Grecia? Come fai? Diventerebbe come una biblioteca senza libri, come un'esistenza senza memoria, come Salvini senza felpa. E poi, tra l'altro, se ora esce la Grecia... Se ora esce la Grecia... I prossimi siamo noi, Gio. È come quando a scuola bocciano l'ultimo della classe e tu sei il penultimo. Crozza, occhio, che fai la fine di Franzani. E poi l'anno successivo ti dà Trafanga, occhio che sono studi. Fai la fine di Crozza, Scherzo, noi ormai non rischiamo più niente. L'ha detto la Banca d'Italia. Oggi Visco ha dichiarato l'Italia riparte. Che bello. Gli italiani sono fermi, però l'Italia riparte. Non so dove cazzo vada, però riparte. E vabbè, cosa vuoi che ti dica? Ciao Italia! Buon viaggio! Telefona quando arrivi! Intanto in Spagna ha vinto Podemos, il partito di Pablo Iglesias, un ragazzo di 37 anni con il codino. In Italia gli ultimi codini che mi ricordo sono stati Roberto Baggio e Fiorello, però secondo me fra 2 settimane ci ritroviamo col codino anche Pippo Civati. Lui da quando ha lasciato il PD sta lavorando su un nuovo movimento, è già trapelato il nome, Possibile. Possibile, sì sì. Ha proprio usato il traduttore spagnolo-italiano di Google. Cioè, praticamente non sarà un nuovo partito, sarà più una cover. Io arrivati a sto punto... Insomma, io arrivati a sto punto l'avrei chiamato Vorremos Tantos, ma non sono sicuro se funziona. Intanto provamos, anche vadas, retuerno con Renzis. Come nome è un po' lungo, ma dà più l'idea. Tra l'altro, nel nuovo partito civatiano, il sogno di Civati è di far parte della minoranza civatiana. L'abitudine. Comunque la politica italiana giova in pieno fermento. Anche a destra stanno nascendo nuove formazioni. Fitto, uscito da Forza Italia, ha già annunciato la nascita di un suo gruppo. Il nome sarà Conservatori e Riformisti. Conservatori e riformisti, parte già con le idee chiare. Tito, deciditi, o sei conservatore o sei riformista. Allora tanto va, allora non limitarti a un gruppo, fanne tanti: petrolieri e cormorani, pasticceri e diabetici, macellai e vegani, puttanieri e seminaristi. Comunque, tra una settimana, dopo le regionali, il quadro politico sarà molto più chiaro. Più passa il tempo e più Renzi sembra meno spavaldo. Non so se l'hai notato, Giova. Era partito dicendo che il PD avrebbe vinto 6 regioni su 7. Adesso ha aggiustato il tiro, ha detto che andrebbe bene anche 4-3. Perché è strano Renzi, Se lui è il favorito, le elezioni regionali sono la cosa più importante del mondo. Si rischia di perderle, minimizza, ridimensiona persino le regioni. Un attimo, Buonasera. Buonasera Renzi. Senta Renzi, rischiate di perdere la Liguria, no? C'è questo rischio. La Liguria, sì. Perché ride? Signori miei. Sì.
Vi siete mai chiesti cos'è la Liguria? È una regione. La Liguria. È una regione molto importante. Che cos'è la Liguria, cos'è? Se non un ammasso di gente anziana, no, schiacciata tra i monti che guarda con invidia la Corsica? Ma no, ma non è vero, no, non è vero. È ogni tanto ci sono anche le alluvioni. Tra l'altro. Sì, certo, c'è la focaccia e il pesto, per carità, buoni. Ma se poi te li porta via l'onda di Piena, a cosa servono? Cos'è? Ma no, cosa diciamolo, c'entra? La Liguria è meglio perderla che trovarla. Sì, ho capito, no, però scusi, Renzi, perché anche in Veneto... Sì, Veneto. Il Veneto, dico, no? Anche in Veneto. Il Veneto! Sì, sì. Il Veneto, scusate, che cos'è il Veneto? No, no, allora, il Veneto è una regione importantissima. È importantissima, forse è più un ammasso di gente anziana gonfia di grappa no, che guarda con invidia l'Austria. Ma no, guardi che, allora, intanto queste elezioni potrebbero essere importanti per l'Italia. L'Italia? Sì. A pensarci bene. Cosa? Cos'è l'Italia? Ma no, adesso fondo, anche l'Italia, no. Se non uno spunzone marcio pieno di gente anziana che guarda l'Africa con invidia. Vabbè, senta, Renzi, a parte le regionali, come risponde invece alla Camusso, no? Che ha detto che la sua idea di sindacato unico è tipica dei regimi totalitari. Regimi totalitari? Sì. Susanna mi fa arrossire. Perché? Io ci provo. No. Se la metto tutta. No. Sai, l'Italia è una macchina complessa. Prima di arrivare a regime... Un po' ci mette, eh? Andrea Zalone, in ogni caso, le regioni che domenica decideranno tutto sono la Liguria e la Campania. In Liguria il PD si presenta diviso e sta tentando un'impresa impossibile: far vincere Toti. Toti! Toti, che è l'unica cosa che ha vinto nella sua vita, un portachiavi nell'uovo di Pasqua all'età di 7 anni, che però l'ha subito ingoiato. E questo spiega anche il tono di voce che ha la Yogi, no? È sembrato di vedere il signor Ranger che ci sta regalando la Liguria. In campagna invece è tutto il contrario. Lì, pur di vincere, il PD ha fatto un grande sforzo unitario, si è unito con chiunque, impresentabili, cosentiniani, ex fascisti, indagati. E Civati ha una vita che lo dice, per lui lo stesso De Luca è un impresentabile. Oh. Protento di De Luca, estremo. Buonasera, sindaco De Luca. Senta, lei come risponde a Civati, no? Che ha detto che insomma forse anche lei un po' impresentabile. Civati? Sì. Civati. Sì, Civati, no? Ha detto... Pippo Civati ha detto che Pippo lei... Pippo Bello. No, Pippo Civati... Io ho una grande stima di Civati. Ah, ecco, sì. Con quel ciuffetto. Sì. La barbetta. Sì, vabbè, la barbetta. Sotto la barbetta, quel sorrisetto. Ah, vabbè, ma risponda... Civati. Civati, sì. Pippo Civati. Ha fatto delle grinfie. Il Festival Internazionale della Cialtroneria pura. Vabbè, ma non... Pippo. Civati. Pippo Civati, sì, ha detto che forse anche lei in qualche modo è impresentabile. Allora, se potesse rispondere alle critiche, no? Che... Civati non sa cosa? Che quando sono arrivato io a Salerno c'era il Mesozoico. Ma no. A Salerno, al posto delle pietre per strada, c'erano delle meduse giganti. Ma cosa dice? No, non c'erano le meduse. Era piena di gente con i piedi avvolti nelle bende. Ma no. Che si orinavano sulle caviglie. Ma va. Per avere un poco di sollievo. Ma non è vero. A Salerno il foil per le infiammazioni l'ho portato io. Ma non è vero. Lei mi parla di Civati. Sì, Civati. Pippo. Personaggetto. No. Cialtroneria della minoranza. Pippo Civati. Benvenuto nel Palazzo del Quirinale. Professore, grazie davvero per l'opportunità che ci sta dando. Cos'è questa bellissima scala che ho? È il capolavoro realizzato da Mascarino nel 1583 per Gregorio XIII, il primo pontefice ad aver voluto costruzioni papali sul Colle del Quirinale. Entriamo? Entriamo. Professore, cos'è il Quirinale?
Il Quirinale è l'unico palazzo al mondo che da quasi mezzo millennio è associato al concetto latino di auctoritas. Palazzo dei Papi dal 1583 al 1870, dei Re d'Italia dal 1870 al 1946 e oggi sede della massima magistratura dello Stato repubblicano. Quanto è grande? Si estende su tanti ettari, è uno dei più grandi palazzi al mondo ed è anche un mirabile scrigno che esprime la maestà dello Stato. Non è un museo, è il monumento della maestà dello Stato italiano. Quando i capi di Stato stranieri vengono in visita a Roma e in Italia, sono colpiti dalla bellezza del Palazzo del Quirinale. Oserei dire, è un nostro mirabile biglietto da visita. Quella è la porta che si vede in televisione quando ci sono le consultazioni, da là escono le rappresentanze dei partiti. È da questa porta che escono il segretario generale della Presidenza della Repubblica, i rappresentanti dei partiti e qui leggono le loro dichiarazioni ai giornalisti che sono installati di fronte a questa vetrata. E noi da qua entriamo. Prego. Grazie, professore. Cos'è questo splendido salone? Entriamo nel famoso Salone delle Feste. Ma qui è dove giurano, non dove giura il governo. È qui che i governi vengono a giurare fedeltà alla Costituzione nelle mani del Capo dello Stato. Come si dispongono? Il Presidente allora, è là. C'è un tavolo con il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio che è lì insieme ai ministri si alza, viene a giurare fedeltà alla Costituzione nelle mani del Capo dello Stato, firma e dopo di lui ogni ministro viene a sua volta a giurare fedeltà alla Costituzione. Suoi colleghi giornalisti sono nell'angolo lì. Naturalmente filmano tutta la scena. Mi ricordo qua i ministri vengono a dare la mano, Di Pietro batte i tacchi, no? Sì. E poi c'è la foto di gruppo. E poi c'è la foto di gruppo qui col presidente, ovviamente, che si mette insieme a tutti i ministri accanto al nuovo presidente del Consiglio che è perennemente pubblicata dai giornali. E con che finalità nasceva questa sala? Questa sala era la sala nella quale erano organizzati i grandi pranzi di Stato. Per esempio, qui è stato organizzato il pranzo di Stato in onore, se così posso dire, di Hitler. Ah. E la cosa straordinaria, sa qual è? I Savoia si erano dati da fare per preparare un menù formidabile. Hitler ha mangiato soltanto qualche cioccolatino. Poi oltre a tutto il resto era una persona molto sgradevole Hitler, no? Pieno di fobie. Hitler era una persona estremamente sgradevole e i buzzurri che lo accompagnavano altrettanto. Un testimone racconta che uscendo Goebbels disse: ecco, questo dovrebbe essere il palazzo del Duce, non il palazzo di questo rano. Professore, qui dove siamo? Entriamo in quello che oggi è chiamato il Salone dei Corazzieri. È un luogo storico del Palazzo del Quirinale, anche forse il più bello. È stato costruito, questo scrigno meraviglioso, nel 1615 da Carlo Maderno su ordine di Paolo V Borghese. Oggi che attività si svolgono qui? Le grandi attività istituzionali. Per esempio il discorso fatto dal Presidente della Repubblica dopo la sua nomina, dal Presidente Mattarella, si è svolto qui. Le cerimonie più importanti si svolgono nel Salone dei Corazzieri. E ai tempi dei Papi era la Sala Regia, la Sala del Trono. Il Papa aveva un progetto politico. Siamo nel 1615. La Chiesa di Roma è uscita trionfante dallo scontro con la Riforma protestante. Allora il Papa chiede a tre grandi maestri dell'inizio del Seicento, Lanfranco, Tassi e Saraceni, di raffigurare le ambascerie che vengono da tutto il mondo, fino allora conosciuto,
per rendere omaggio alla Chiesa di Roma. Lei, professore, diceva questa era la sala dove era il trono. Il trono dove era? Laggiù? Il trono era qua, perché lei vede gli ambasciatori che guardano in questa direzione. Ah, certo. Il trono era qui, di fronte all'ingresso alla Cappella Paolina. Non possiamo non dare un'occhiata a questo capolavoro assoluto di Taddeo Landini, la lavanda dei piedi, che il Papa ha fatto venire dal Vaticano e posizionare sopra l'ingresso alla Cappella Paolina. Entriamo alla Cappella Paolina, sì. È la Cappella Paolina dal nome di Paolo V Borghese, un ambiente che ha esattamente le stesse dimensioni della Cappella Sistina. Il Papa era convinto che qui si sarebbero svolti i futuri conclavi. Siamo nel 1615. In realtà ce ne sono stati soltanto 4. Il Papa sognava di far raffigurare dietro l'altare la caduta degli angeli ribelli. In verità nessuno ha osato sfidare Michelangelo e il suo giudizio universale. E il Papa, per fortuna, si è rivolto a un genio che è Ferrabosco, questo grande artista ticinese, che ha inventato questo soffitto di ori e stucchi, che è un vero inno alla gioia, è una delle più belle pagine del barocco romano. Perché c'è un pianoforte? Perché qui si svolgono anche attività musicali, ci sono i concerti la domenica e un grande pubblico viene ad assistere a questi concerti. Adesso le faccio vedere una cosa molto particolare. Perché il Papa si era fatto sistemare questo piccolo oratorio, era inginocchiato qui e la gente non sapeva se assisteva o non assisteva. Perché era dietro questa porta. Alle funzioni religiose, perché questa porta era chiusa. Però il pontefice poteva guardare l'altare attraverso, naturalmente, questo spioncino. In questo modo la gente che assisteva alle funzioni religiose doveva costantemente stare in campana, perché il Papa poteva benissimo sorgere da un momento all'altro. Poteva uscire fuori il Papa. Professore, qua dove stiamo entrando? Stiamo entrando nel Salone degli Specchi, in quella parte del Palazzo del Quirinale trasformata dai Savoia dopo il 1870. I Savoia avevano un desiderio, cercare di imitare Versailles, quindi hanno creato questi ambienti in stile Luigi XV che effettivamente in qualche modo si avvicinano alla grande reggia di Luigi XIV. Questa sala con che fine nasceva e adesso come viene utilizzata? Era una piccola sala da ballo, oggi è utilizzata per udienze del Capo dello Stato concesse a gruppi limitati di persone. Attraversando queste sale, che sono parallele alla Cappella Paolina e al Salone dei Corazzieri, una cosa divertente, vede questo arazzo? Sì. È stato regalato da Napoleone a Papa Pio VII. I papi hanno riportato tutto quello che era all'interno del Quirinale in Vaticano, ovviamente dopo la breccia di Portafia. Guardi caso, hanno lasciato questo arazzo e quello successivo perché probabilmente doni di Napoleone, l'imperatore che aveva osato arrestare il pontefice. Erano uno sfregio, non erano un regalo. E li hanno lasciati qua. E li hanno lasciati qua insieme a questi bei vasi messicani. Ai nuovi inquilini. Questo orologio, no? Io ho letto che c'è una enorme raccolta di orologi qui. Abbiamo una magnifica collezione di orologi. Centinaia. E c'è una persona che cura la manutenzione degli orologi, così come c'è un gruppo di arazziere che si occupa della manutenzione della nostra collezione di arazzi, che è la più bella al mondo. Le pulizie ogni quanto vengono? Il lunedì, una settimana. Sì. Qui professori francesi arrestarono il Papa. Sì, la notte tra il 5 e il 6 luglio del 1809 i francesi sono entrati in questa sala
il generale Radè, ha arrestato il pontefice perché il pontefice rifiutava di levare la scomunica inflitta a Napoleone, che aveva osato emanare un decreto dichiarando Roma città imperiale libera. Andava ovviamente a cozzare con il pontefice e con i possedimenti della Chiesa. E da questa sala andiamo avanti. E da qua è la parte che non è mai stata vista. Entriamo nelle sale che il Presidente della Repubblica Mattarella ha deciso di aprire al pubblico, in particolare questo magnifico corridoio che abbiamo studiato attentamente, era il passaggio tra l'appartamento invernale e l'appartamento estivo del pontefice, e abbiamo recuperato delle pitture che ci consentono di dire che questo corridoio, una volta detto di Urbano VIII, era anteriore a Urbano VIII e risaliva a Paolo V Borghese, come lo dimostrano le immagini dell'aquila e del drago che fanno parte dello stemma dei Borghese. Quindi i nostri telespettatori sono i primi a vedere questo. Sono i primi a vedere questo, non soltanto i telespettatori, ma anche il pubblico, voi, perché veramente finora questo è stato gelosamente chiuso e stiamo pubblicando un libro del resto su questi recuperi. E questo passaggetto, lei l'ha chiamato, porta? Porta verso lo studio ufficiale del Presidente della Repubblica. Cosa fa qua il Presidente? Il Presidente qui riceve i capi di Stato stranieri che vengono in visita in Italia. In occasione delle crisi di governo ha le consultazioni con i rappresentanti dei partiti. È qui che discute anche della formazione dei governi. Sono seduti su queste poltrone. Queste poltrone potrebbero raccontare tante storie. La storia della Repubblica, perché qui siamo veramente nel cuore pulsante dello Stato. Quindi il Presidente sta là, questa è la scrivania del Presidente, sì. Invece le No, ma lui si sposta anche con le personalità per poter discutere con maggiore serenità. Che si vede anche in televisione. Sì. Lui dove sta? Lui sta nella palazzina costruita da Fuga in fondo alla Manica Lunga, palazzina del Settecento, ed è lì che ha il suo studio privato, che riceve giorno dopo giorno ovviamente i rappresentanti delle istituzioni, delle categorie professionali, dei sindacati, eccetera. Le tre bandiere sono italiana, europea, e la terza bandiera cos'è? Lo stemma del Presidente della Repubblica, che sventola sul Palazzo del Quirinale quando il Presidente è in sede. Ah, e viene ammainata quando lascia Roma. Quando lascia Roma. Ora sì. Dove andiamo? Andiamo alla scoperta del sogno infranto di un imperatore. Camminando verso il sogno infranto, cosa incontriamo? Incontriamo questa bellissima sala che si chiama la Sala degli Arazzi di Lille, perché lei vede questi splendidi arazzi realizzati nella cittadina francese di Lille, che sono rappresentazioni mirabili di scene campestri, ma qui si svolgono anche le riunioni del Comitato Supremo di Difesa, accanto allo studio del Presidente. Sono riunioni di importanza estrema sul campo della difesa, delle questioni militari. Sì, siamo nel cuore, come dicevo prima, cuore pulsante dello Stato qui. Questo salottino invece è un salottino napoleonico, con queste belle rappresentazioni tipicamente imperiali francesi. E qua si entra in una splendida e piccola entriamo biblioteca. In un gioiellino realizzato da questo grande ebanista che era Pifetti e portato nel cuore del Palazzo del Quirinale dai Savoia. È una splendida biblioteca, capolavoro di questo genio che era Pifetti. Era nata questa biblioteca per Villa della Regina in Piemonte e la Regina Margherita ha voluto che fosse portato qui ed è, devo dire, uno dei gioielli del palazzo. Qui dove siamo? Qui entriamo in quello che doveva diventare lo studio dell'imperatore, lo studio di Napoleone. La stella polare di Napoleone era veramente
il mondo romano e il suo desiderio, quello di ripristinare l'impero dei Cesari. E i riferimenti al mondo romano sono costanti. Per esempio, guardi questo dipinto di Palagi. Vediamo Cesare che detta le sue opere ai suoi scribi. Il volto di Cesare le ricorda qualcuno? Sembra Napoleone. È ovvio. Napoleone. È Cesare Napoleone. E lo ritroveremo altrove. Quindi, nella stanza dove stiamo questo andando. Questo è il volto di Napoleone. Sì. Così era Napoleone. Così almeno voleva così apparire. Gli sarebbe piaciuto essere. Entriamo in una sala che oggi si chiama la Sala delle Dame, perché abbiamo questi bei dipinti di alcune dame dell'aristocrazia piemontese sabauda. Perché il sogno infranto? Allora, guardi questo fregio. Ha una storia mirabile. Napoleone dice a Stern: per caso esiste a Roma un artista in grado di rappresentare l'ingresso trionfale di un grande capitano dell'antichità in una città conquistata? Come si immaginava essere Napoleone che entrava a Roma? Esattamente, entrare vittorioso e essere accolto festosamente nella città conquistata. Il sogno infranto, lei fa riferimento a un episodio specifico, vero? Ma guardi, è una cosa incredibile. Lui, dopo Waterloo, ovviamente parte per Sant'Elena, dove trascorre gli ultimi anni della sua vita. Era di pessimo umore. Una sera la Scadas, che lo aveva accompagnato lì, si è sentito autorizzato a porre una domanda all'imperatore. Sire, qual è il grande rimpianto della sua vita? Napoleone non risponde immediatamente. Dopo un momento, lungo momento di silenzio, dice: sa, signor Duca, non ho mai messo piede a Roma. Perché quindi questi erano gli studi preparati per Napoleone e lui non ci entrò mai. Lui non è mai venuto a Roma. Il palazzo era preparato per Napoleone e per la famiglia imperiale. Tutto era pronto. Roma e il Quirinale dovevano diventare il centro di questo nuovo impero dei Cesari, incarnato, così posso dire, da Napoleone. Quello che non è riuscito a avere Napoleone. Ci sono anche gli errori dei grandi artisti. Questo è divertente. Sala. Thorvaldsen, un genio veramente, realizza questo mirabile fregio, però sbaglia perché rappresenta il fiume che bagnava Babilonia, era convinto che fosse il Tigri, perciò rappresenta una tigre vicino al dio fiume, in realtà Babilonia è bagnata dall'Eufrate. Quindi la geografia lo ha tradito. Eccoci arrivati al punto di partenza. La nostra visita è conclusa. Professor, io la ringrazio davvero tantissimo per Di Martedì, motivo d'orgoglio di essere stati al Quirinale e per la prima volta nelle parti che ancora non erano state conosciute. Grazie davvero. Allora, voilà, siamo già qua, no? Ovviamente era registrata. Ringraziamo ancora il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'opportunità che ha dato a noi e a chi ci ha seguito di visitare il Quirinale, di vedere in anteprima i tesori rimasti finora chiusi al pubblico. Adesso riabituiamoci allo studio, perché vi sto per presentare un altro ospite strano che non dovrebbe essere qua, ma ci sarà e ci piacerà ascoltarlo. Prima Cristina Bombino ci riporta al clima della politica, facendoci vedere come la rete e la TV hanno riso di queste elezioni. Cristina Bombino. Noi faremo un 7-0 e che quello del Veneto sarà il golden goal. Non è andata proprio così. E Lady Like diventa Lady Strike. Cuperlo col K aveva scritto Lady Like sulla sabbia. E Moretti ora si candida come sindaco di Tallinn. Me lo chiedono gli estoni, dice. Eppure Renzi le aveva fatto anche da autista. Perché noi dobbiamo guidare il Veneto, ragazzi? Vai! Lei aveva provato col dialetto. Beh, guarda, non che gavaria credù gnanca che la saria arrivà anca quassù. Dai, fatta anche questa, dai. Andiamo! È fatta, sì, e Renzi ne esce un po' pesto. È incredulo, ha non vinto come un Bersani qualsiasi. Ma lui continua a vedere segnali di ripresa. Prova a distrarsi con i videogiochi, come Kevin Spacey in House of Cards.
dice di aver vinto 5-2. Ma siamo sicuri? E allora abolisce l'Umbria. Poi se ne va in Afghanistan. Dopo le regionali, dice Renzo Mattei, mi sono deciso al golpe. Immancabile la lunga notte di Mentana. Buonasera! Ben ritrovati a questa ennesima, ma seppur sempre necessaria, maratona televisiva sulla triste e ferale notizia che Raffaele Fitto ha perso il suo iPad. Dove l'ha perso Fitto? È un mistero che possiamo definire Fitto. Parte il convoglio di aiuti umanitari. Giornalisti e inviati sono stremati. E chi ha vinto non fa mancare le polemiche. Si risponde alle accuse, no? Perché appunto questi processi sono in cui lei è coinvolto. Sono orgoglioso dei miei processi. È orgoglioso. Se qualche reato è stato commesso era fin di bene. Certo, prima di lui... Eravamo al mesozoico. No, non credo, forse lei ha fatto molto, ma... Quando sono arrivato io mi pagavano in conchiglie, c'erano dei pitoni in giro per le strade. Non credo, guardi... Serpenti. No, è un po' esagerato, eh. Era tutta savana, dal cielo piovevano uova, ma di tirannosauro. Stai esagerando, Diamo il benvenuto a Carlo Rovelli, fisico teorico. Buonasera, professore, responsabile del gruppo di ricerca. Prego. Grazie. Benvenuto di martedì. Sulla gravità quantistica dell'Università di Marsiglia. Allora, un ospite piuttosto insolito per il nostro studio, ma che ci aiuterà a capire delle cose che è sempre molto difficile capire, almeno per me. Ha scritto numerosi saggi, l'ultimo dei quali è questo, un vero caso editoriale, perché ci accompagna alle grandi scoperte della fisica con un linguaggio semplice e pieno di poesia. Si chiama Sette brevi lezioni di fisica, edito da Adelphi. Allora, professore, sette lezioni in fisica in cui spiega cose complicatissime. Partiamo da quello che abbiamo orecchiato tutti. La relatività di Einstein, cos'è? La relatività di Einstein è intanto una cosa che ormai ha 100 anni, quindi non è una cosa nuova, è una cosa che fa parte della fisica assodata, diciamo. Ed è il momento in cui abbiamo imparato che lo spazio e il tempo sono diversi da come li intuiamo di solito. Che vuol dire? Ma per esempio vuol dire che il tempo va a velocità diverse in luoghi diversi. Gli orologi misurano un passaggio del tempo diverso, più in alto, più in basso. Cioè il tempo... Il tempo in alto va più veloce e in basso va più lento. Alto dove? Cioè al quinto piano? Ah no, no, si misura anche a 20-30 centimetri di distanza con orologi molto precisi. Montagna un pochino più lento, cioè un po' più tempo. Se lei avesse un fratello gemello che vive in montagna, quando vi incontrate dopo 50 anni lui è un pelino più vecchio. Allora partiamo dal principio, cos'è il tempo? Facile. Credo che dobbiamo sollevare un po' in studio perché non si sente bene nello studio. Prego, l'audio in studio va alzato, prego. Allora, cos'è il tempo? Cos'è il tempo è una domanda molto difficile, perché è una domanda a cui si risponde per gradi. C'è una descrizione del tempo molto precisa nella fisica di Newton, scopriamo che è sbagliata perché trascura questi fenomeni. C'è una descrizione del tempo nella fisica di Einstein che tiene conto di questi fenomeni. E c'è una ricerca attuale sulla natura del tempo in corso con domande aperte, misteri. Credo che la risposta finale alla domanda cos'è il tempo non ce l'abbiamo ancora. Beh, ce ne dia una almeno prefinale. Le cose cambiano e il tempo è semplicemente un contare il cambiamento delle cose. Il che vuol dire che se non succede niente il tempo non passa. Questo è diverso da quello che abbiamo imparato a scuola, che è che il tempo passa comunque. Io credo che il tempo non sia qualche cosa che esista di per sé, ma esista soltanto quando qualche cosa cambia. Anzi, nelle equazioni che io e i colleghi stiamo studiando adesso come equazioni fondamentali del mondo, il tempo non c'è completamente. Quindi il tempo nasce pian piano come descrizione macroscopica di cose grandi. Cioè, legata a qualcosa che succede, legata in qualche modo allo spazio o al modo in cui noi ci relazioniamo allo spazio? Al modo in cui noi ci relazioniamo, lo spazio in cui le cose si relazionano una con l'altra. Se ci penso potremmo parlare sempre senza mai fare riferimento al tempo. Invece di dire stamattina alle 8 ho preso l'aereo per venire a Roma, potremmo dire stamattina ho preso l'aereo quando il sole era là, sono arrivato quando il sole era là. Potremmo sempre fare riferimento alle cose una con l'altra e mai fare riferimento al tempo. È possibile.
Quindi è possibile descrivere la natura senza usare la nozione di tempo? E forse è necessario, perché il tempo nella struttura minuta delle cose diventa molto complicato. Cioè il tempo è il nome che diamo al cambiamento delle cose. Esatto. Ma il cambiamento delle cose non è determinato dal tempo, e questo esatto. è il concetto. Questa esatto. cosa porta? Ma diciamo... Cioè cosa significa praticamente nella vita che noi studiamo, che voi studiate, cosa implica un concetto del genere? Dunque, diciamo... Le risposte sono due. Quando Einstein capisce che lo spazio e il tempo non sono esattamente come pensavamo prima, è un passo avanti nella nostra comprensione del mondo. Ci interessa perché vogliamo sapere come è fatto il mondo. Però poi, diciamo, qui nello studio ci sono le luci, queste luci vanno energia elettrica, questa energia elettrica in parte l'Italia la compra dalla Francia, immagino, perché non ce l'abbiamo abbastanza, la Francia la fa con le centrali nucleari, che funzionano grazie a delle formule che sono state scritte sulla base delle intuizioni di Einstein. Quindi l'uso poi di questa comprensione del mondo è fondamentale per la tecnologia in cui viviamo, pesantemente direi. Cos'è la meccanica quantistica? La meccanica quantistica è l'altra metà delle grandi scoperte del XX secolo in fisica, cioè la relatività che ha cambiato come pensiamo allo spazio e al tempo. E c'è la meccanica quantistica che ha cambiato come pensiamo alle cose, agli oggetti. E ci spiega, ci racconta, ci ha fatto capire, diciamo, descrive la nostra comprensione delle cose che sono, non sono fatte di sassolini, sono fatte di vibrazioni, di cose che nascono e muoiono. È come se le particelle che compongono le cose saltassero sempre da un posto all'altro. Il mondo è fatto di quanti sono il cuore della meccanica quantistica, piccole entità che pullulano, balzellano. Quindi il mondo è... Questa non è filosofia, è fisica, diciamo. È questa veramente è... fatto così il mondo. È veramente di piccole particelle così... che rimbalzano. Questo cosa così, implica? Se non fosse fatto così non saremmo capaci di costruire i computer, i circuiti integrati. Quindi questo serve concretamente. Ecco, cosa serve? Per esempio per costruire tutta la tecnologia dei computer si basa sui circuiti integrati, sono i semiconduttori e il modo, il dettaglio in cui funzionano, noi li sappiamo far funzionare perché sappiamo che ci sono questi salti quantici, queste cose. E sa che noi arriviamo a questi concetti solo attraverso il cinema, attraverso Hollywood fondamentalmente. Sì. Io esco da un cinema a cui ho portato i ragazzini in cui c'è il mondo di domani, si può viaggiare nel futuro, si può andare nel passato proprio perché c'è la meccanica quantistica. Ci sono tanti universi paralleli che si intrecciano, uno può passare di là e di qua. Ha una base reale un gioco sul tempo come quello che fanno al cinema, oppure no? Sì e no. Diciamo, qualcosa sì, per esempio recentemente Interstellar racconta di questo astronauta che va vicino a un buco nero, poi torna e lui è ancora giovane e sulla Terra sono passati tanti anni, tant'è vero che incontra sua figlia molto più vecchia di lui. Sì. Questo è fisica vera, diciamo, queste cose non succedono solo perché non abbiamo abbastanza soldi per costruire astronavi per andare fin là e tornare indietro. Perché? Mi faccio un esempio, come potrebbero succedere? Perché se una persona, cioè, suo fratello che vive al mare, per lui passa un po' meno tempo, se suo fratello andasse vicino a un buco nero, dove c'è molta gravità, diciamo, parlando in maniera impossibile. Perché il tempo è legato alla forza di gravità. Sì, più si va vicino a una massa dove la gravità tira di più, più il tempo rallenta. Quindi il fratello... Rallenta che va... perché se è un modo di misurare il cambiamento è più lento perché è più trattenuta la forza di gravità. È lento visto da... sì, più o meno sì. Potrebbe fare il fisico. No. Potrebbe... Sì, no, faccio un fisico. Allora... Ci si muove con maggior fatica, sì. Perché c'è più forza di gravità. Sì. Quindi stiamo usando immagini facili perché sì. Si arrivi a comprendere. Quindi diciamo, più sei vicino a un centro di gravità, più il tempo passa lentamente. Ovviamente, più te ne allontani, più passa velocemente. Esatto. Quindi se arrivi su nel cielo... Per te sono passati 10 anni, per chi è rimasto a terra è passato un mese. Esatto. È così. Esattamente. Ed è vero. È vero, è assolutamente vero. Queste cose si misurano in laboratorio. Ovviamente alle nostre scale le differenze sono piccole, non sono enormi. Ma se riuscissimo ad andare vicino a una stella molto molto massiccia come un buco nero, lì l'effetto sarebbe molto forte e potremmo tornare indietro e nel frattempo sulla Terra sono passati 50 anni. Ma questo anni. Perché? Perché le particelle, i quanti reagiscono in maniera no, diversa? No, non si può pensarla così, ma è molto più
pulito e funziona molto meglio, pensare che è proprio il tempo che non è fatto, non è, il tempo non è una cosa che si muove tutte insieme, in ogni luogo si muove in maniera diversa. L'errore è pensare che c'è un tempo unico. E come, ne faccio un esempio, come sopra e sotto, no? Quando pensavamo che la Terra fosse piatta, sopra e sopra. Poi abbiamo capito che a Sydney sopra e sotto, cioè certo, che il sopra e sotto dipende da dove si è. E così anche il passaggio del tempo dipende da dove si è. L'idea di un sopra universale o di un tempo universale l'abbiamo scartata. Sei riuscito a applaudire. Io mi aiuti a capire questo. Io ci provo a semplificare. Lo sta facendo, diciamo, molto bene. Grazie. Gli universi paralleli esistono? Esiste un altro Giovanni Floris da un'altra parte che fa un altro lavoro identico a me? Ne esiste uno che fa lo stesso lavoro mio ma con una piccola, secondo, differenza? Me no. 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 Non dipende, quindi il mondo è questo? Beh, il mondo è questo, no, sono due cose diverse. Il mondo che vediamo è questo. Cosa c'è oltre non lo sappiamo. Noi sappiamo molto poco sul mondo. Il mondo è pieno di mistero, il mondo ancora. Però diciamo, è facile speculare, immaginare, potrebbe essere che ci sono tanti altri Floris e Rovelli. Che, io lo trovo troppo immaginazione, sì. Questa ma è la mia opinione. Quello che noi vediamo è vero, almeno questo. La realtà è quella che ci appare. La realtà è quella che ci appare, è il titolo di un altro mio libro. La realtà non è come ci appare, il titolo del libro. Certo, la realtà è questa, per carità, però noi siamo come bambini, credo, che cresciamo, l'umanità intera, all'inizio abbiamo delle idee, poi queste idee si migliorano, impariamo di più, usciamo dal paesello, ci liberiamo dalle... Io da bambino pensavo che a Natale i regali me li portasse un angelo con le ali venute dal cielo, poi ho scoperto che è più bello di così, i regali me li portano i miei genitori perché mi vogliono bene... Quindi ho imparato di più sul mondo, ho lasciato perdere l'angelo, c'è qualcosa di più bello, i miei genitori, l'amore dei miei genitori. È cambiata la mia visione del mondo. In fondo è lo stesso cambiamento di quando capiamo che la Terra gira, che le cose non sono solide, capiamo di più, impariamo di più sul mondo, ci liberiamo di idee semplici e questo lo facciamo diventando grandi da bambini, l'umanità intera imparando, è un pezzo del percorso anche della scienza. Dunque, la settima lezione, l'ultima, noi abbiamo percorso le sue lezioni del libro che tanto successo sta avendo, dedicata a noi esseri umani. Lei si chiede cosa rimanga della nostra libertà, dell'individualità, se siamo soggetti alle leggi della natura come qualsiasi altro elemento dell'universo. Qual è la risposta? Tutto. La risposta è che rimane tutto, secondo me. Noi siamo... Io penso che facciamo un errore quando pensiamo che c'è la natura con le sue leggi e poi ci siamo noi fuori, che siamo un'altra cosa diversa. No, noi siamo pezzetti di questa natura, siamo governati dalle leggi della natura, che in gran parte conosciamo, in parte ancora dobbiamo capire meglio. Questo però non impedisce, questo non vuol dire che siamo sassi, perché la natura è complessa, estremamente complessa. La natura ha gli alberi, ha le piante, il tramonto, il cielo stellato, le galassie, ha i nostri pensieri, la nostra anima, i nostri amori, i nostri sorrisi, tutto questo è natura, e tutta questa è una grande complessità che c'è dentro le cose, e noi siamo un pezzettino piccolissimo di questa cosa qui, no? Noi siamo tutti i nostri imperi, religioni, deliri, televisioni, chiacchiere, stanno su un granellino di polvere che sta in un'immensa galassia, che a sua volta è un granellino di polvere, un immenso... Io penso che questo ci fa sentire a casa, siamo a casa della natura, siamo un pezzo della natura... siamo giusti dove siamo e la natura è abbastanza ricca da comprendere chissà quali altre meraviglie che non conosciamo e noi. Carlo Rovelli, 7 brevi lezioni di fisica da Delphi, grazie di essere stato con noi, bocca al lupo per tutto. Come si diceva, è per questa sera è veramente tutto, ci vediamo martedì. Allez.